Sennò Spritz piange. Guarda, se no scambi. Oggi i pirati non attaccano, quindi aspetto, che cazzo voglio Che ne sa? io. Non lo puoi sapere questo. L'ha detto Marco. Ah, non ci sono? Ha detto che oggi forse non attacca. Forse Sono no. confuso da questa Oh. affermazione. Ma io non Dicevo. ascolterei proprio Daniel, Anche io non mi fido molto di Daniel, Daniel spesso No. dice cazzate. Oh, io sono psicopatico, l'ha detto Marco. Poi Daniel è arabo, quindi è alleato con i pirati. Mamma mia, raga. Mamma mia. Perché li sento doppio? Qual è? Che gufo. Perché probabilmente avevi la live smutata. Ah, sì. Oh, raga. Non potete Non possiamo capire. capire. Oh, io non vedo che è successo. Niente, scogna, lascia stare Daniela in clan. Marco non veniva a romperci i coglioni, questo mi ricordo che aveva detto, Allora, scusa. scusatemi ragazzi, ci sono. Fatemi un attimo rimettere l'audio tutto a posto. Voce video. Andiamo qui. Cuffie. Posto, ora vi sento qui. E ora andiamo a modificare qui. Proprietà. Logitech. Ok, fatto. A posto. Ora dovreste sentire. Parlate a bla bla. Ok, vi sento in live. Funziona tutto. Allora, intanto apriamo un attimo Minecraft. Gioca. Regione Maratona. Ok, posto. Abbiamo Qual è tutto. regione? In che senso? Regione. Vabbè, ma adesso devi scrivere tutte le regioni tutte. Uè, da quanto tempo? Hai visto da quando... Che hai Se uno si aggiunge alla mia religione, devo venire a dirtelo a te o a questo lo scrivi. Se cambia qualcuno la regione. Sì. Se me lo dice è meglio che lo scrivo subito sul foglio. Se No, no, ti no. segni i nomi e me lo dici alla fine. Sì. Intanto comunque abbiamo tutti un bonus attivo, la maggior parte. Ma chi è che sono iscritti alla mia religione adesso? Siamo Quattro, e anche a me quattro. quattro. Io, tu, No. ti dico subito. Io, tu, Nati e Panzer. Abbiamo il primo Nati? bonus che ricevono. Per esempio, Panzer deve ricevere la spada, l'ascia e il piccone in ferro. Io devo droppare. E qual è il secondo Non è bonus a un quanti bonus. player? 5 ed è quello per i fabbri. Io quello del fabbro non serve a un cazzo, dovresti cambiare. No, perché la devi Se dici di cambiare? ferro fa veramente schifo, serve. Ma no, è forte. Ma è forte Solo chi? che il fabbro coglione ha fatto la sua fede. Ma il fabbro esploderà, se abbiamo. Gli altri hanno tipo 4 bonus. Nella mia regione volevo mettere un bonus per i fabbri e tu non mi hai fatto Però non c'è bonus. capofede, quindi i loro bonus sono disattivati perché non c'è capofede. Però scusa, sto giro qual è? Chi segue la mia regione paga meno tasse. Non hai nessun bonus attivo. Come no? Sì. Solo uno è attivo. Nella regione di stato, coglione. Ma è ateo. Da quando è ATA? Finché non c'è il numero più grande, quella regione che ha il numero più alto diventa regione di stato. Ah, ok. Allora devo fare un po' di reclutamento. Sì, praticamente. Devi far sparire gli ateo, praticamente. Ah, ragazzi, siete Via. pronti per il server di Minecraft? Siete pronti, carichi? Raga, ma io Cristo, un giorno vi raido la chiesa, Stai cazzo. zitto. La Tu non minchia, la ce l'hai guerra. ancora la chiesa, stai zitto. La faccio costruire tra poco. Infatti. Wow, Ah, è Scogna, tornato Scogna, l'antico. senti. Non è Scogna, scogna. senti, allora. Sì, Niente, dimmi, scudo, come dimmi. cazzo. Un po' Cosa di sto dicendo? pesce. Dimmi, imbecille, dimmi. Ho detto Scogna! Non c'è! Sì Ma che c'è, lasciamo in live. chat. È live. Ah, è live. Sora. Allora, Scogna, senti. Dimmi. Ti dovrei Pronti dire. ragazzi, apriamo il server. No, non ho capito niente, che hai Scogna, allora, detto? Dopo vieni da ti do i me, dopo vieni. soldi. Se voi venite, radiamo la chiesa Stai di zitto. pizza, va bene? Leggi cosa ha detto, Scogna. Daniel, prendi il pesce zitto. Ecco. Ecco. Bravo, Parole Scogna. sacrosante. Ti un culo. Io posso parlare e voi no, perché voi siete comuni mortali. Io invece sono il re di tutto. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, aprite la live, lasciatela aperta gentilmente, che se facciamo tante persone in live, c'è più possibilità di diventare famose. Grazie per la vostra attenzione.
Sconia, il computer nuovo, dovresti usarlo. Comunque, server aperto, potete entrare. Che esce? Vieni qua, via. Vieni, salve. Lo sto usando, bravo, bravo Scogna. Devi usare al massimo la della potenza. Oh, già siamo 5 player, emozionante. Manco siamo, sono entrato, già 5, minchia, veloci. Allora, game mod survival per il povero Scogna. Ha funzionato Scogna. O già eri in modalità, boh, non so. Perché mi ricordo che Martina gliel'ho messo, però tu eri uscito già. Cioè, ah, ok, posso. Va bene, Ciro. Fa male la pancia. Brucia un po' lo stomaco. Guarda, mi dai un gaviscon anche a me, please. Ma il gaviscon è quello per bruciare di stomaco? Mi brucia lo stomaco. Ok, dai, iniziamo. Iniziamo, mettiamo i battenti su. Qui si deve lavorare. Perché c'ho questa roba? Perché c'ho la farina? Intanto fammi passare i miei bassi. Ma sì. Non mangiato. E quello che c'ho sta qua. Oh, qui. Un attimo solo. Oh, sta farina di osso lo regalo appena sola entro. Perché non so che cazzo farmi. Cioè, ce l'ho, non so il motivo. Ok, intanto faccio una cosa sensata. Mi pago lo stipendio subito. Pago subito le cose a me stesso. Cosa paga anche te? Le mie tasse. Grazie, cazzo. Allora, noi dobbiamo pagare la mia attività 25, l'attività dei nati 50, il peschereggio di nati 15, sono 65, più la casa che abbiamo 75. Letteralmente tutto lo stipendio. Ah, guarda, ah, che schifo, è il mostro. Infedele. Un mostro, sei un demone. Ma che, sei tutto a posto, signor Fabbro? Si faccia meno di stupefacenti, Oggi ci sta al mercatino. Oggi? Non lo so, dipende quanta gente c'è. Vabbè. Allora, io e Nadia abbiamo pagato le tasse, io lo stipendio l'ho avuto. Tasse da pagare, ghiotto. Dani, non hai pagato le tasse? Agna. Non hai pagato le tasse l'ultima sessione? No, l'ho pagato. Va bene. Che? Qualcuno si è dimenticato il tuo nome sul libro. Suca, mamma mia, giuro, dovete stare fermi perché mo' mi inizia a incazzare. Gli azebi affittati. Ok, abbiamo messo tutto a posto. Il stipendio, vado a posarlo. Ci sono rimaste 15 monete. Scusate, ragazzi, devo prendere questo che è un po' bruciato lo stomaco. C'era così due oggi. Quanto a pranzo, stavo morendo. Dodge? Ma adesso un attimo c'è il pompino acqua. Mi dica. Voglio un ruolo pubblico. Vuoi un lavoro pubblico? Sì. Addirittura, cosa vuole fare? Non lo so, intanto mi dica che opzioni ho. Allora, l'ammiraglio tesoriere. C'è la Gabri, però uno può essere sorpreso da un altro. Oppure c'è il ministro delle infrastrutture.
Quindi? Vabbè, potrei fare il tesoriere, così tardi un attimo si può... Allora, Nati, sinceramente lasciare i soldi in mano a te non mi sembra il caso. Eh? Lasciare i soldi in mano a te non mi sembra il caso. No. Gabri è più esperto, è più anziano e rispettiamo il più anziano. Ma così gli avevo tolto un peso, doveva fare no. Fare il no, non gli levi un peso, gli dai solo dispiacere. Sarebbe... Ministro di infrastrutture ci servirebbe. Perfetto. Ah? Posso i soldi a casa? Nadia, il tesoriere è un ruolo più difficile. Stai chiedendo di fare il ruolo più difficile. Ma quindi se un ragazzo nuovo vuole fare il tesoriere non glielo lasci fare? No. Al massimo preferisco che faccia l'ammiraglio che il tesoriere. E in più dovrebbe fare la prova per vedere se è portato. Il ministro delle infrastrutture è un po' più semplice. Che devo fare? Allora ti spiego, che mi ricordo manco io. Ti occupi di tutte le infrastrutture. Quindi per esempio, noi abbiamo messo come strutture da costruire, è stata fatta la richiesta, investimento pubblico, le mura protettive per la città. Però sei tu che devi valutare effettivamente se ne vale il costo, se ne vale la pena. Quindi dovresti informarti da un costruttore quanto potrebbe costarci una struttura del genere. E in più, oltre a questo, dovresti controllare quando hai tempo. Per esempio, non hai da fare con noi, con il comune, con la tua attività. Controllare se sono in regola tutte le attività di ogni singola persona o le case. Devo andare a controllare se le case sono a norma? Sì. Che rispettano quello che c'è scritto nel libro. Ma quindi io potrei aprire i libri? Teoricamente sì, ma comunque attualmente prima dovresti organizzarti con il tesoriere. Comunque ciao signor Sora, dimmi ancora arabo. Che sono sostituito? Comunque le tasse. 35, ok. Signor tesoriere, signor Simon già ha pagato le tasse l'arabo, quindi se puoi scrivere nel foglio. E anche Sora deve avere lo stipendio, Sora, che è 40. Di tasso quanto spende? Tu hai un'attività e la casa, giusto? Sì. Allora 35, quindi ti devo quindi dare 5. 5. Esatto, ok. A posto, abbiamo fatto posto. Tutto. Stipendio di Sora pagato e Sora ha pagato le tasse. Simon ha pagato le tasse, stipendi pagati ci penso io. Scrivo già il tuo nome e prendete lo stipendio. Sì, prendo lo stipendio mio. Comunque abbiamo una nuova persona con noi a lavorare in luogo pubblico. Chi? Qui, davanti a te. La nuova ministra delle infrastrutture. Oh, ma salve. Allora, per il controllo degli edifici, quando ci dobbiamo sempre organizzare con il tesoriere, perché lui ti dice effettivamente se secondo lui ci sono delle irregolarità. Oppure tu andare da lui e chiedere, tesoriere, io ho un dubbio su questa costruzione, mi faccia vedere il libro e... il libro e le misure dell'edificio. Capito? Signorina, le faccio vedere tu. Capito, Nati? Ok, va bene. Per ora dobbiamo parlare, appena possibile, appena ci sarà anche il Messia, dobbiamo parlare sia per le nuove leggi proposte, voglio proporre una nuova legge oggi, e sia parlare per le mura protettive città, visto che abbiamo il ministro, chiediamo anche una sua opinione. Ah, quindi devo venire adesso anche alle riunioni? No, adesso, appena viene Ben. Ma, dico, da adesso posso partecipare alle riunioni? È normale. Fai parte di questo lavoro adesso. Vabbè, intanto vai a fare la pescheria. Intanto, adesso. Ma mi avete disegnato come cosa? Sì, già abbiamo fatto tutto. Dalla prossima sessione prende anche quello stipendio. Wow, pure. Bene, allora, signor tesoriere, io ho già preparato un po' di roba. Se tutto va bene, oggi arriveranno 3 nuovi cittadini. Va bene? Io vado a posare. Io vedo se riesco a vendere i diamanti di nuovo e sta roba ametista gli fabbri. Andiamo a vedere. Subito dopo. Io vado a posare giusto. Vai. Ma sono connessa perché io sono ancora. Ah, aspetta che mi segno anche tasse e stipendio pagato. Sì. Guarda come gioco le crescete. Lo so, perché devono mangiare. No, stanno giocando. Signor Simon, le interessa? E diamanti. Diamanti, ne ho 22. Thank you.
100. Sarebbero 12 diamanti, penso. Allora, aspetta, aspetta. Sono 12 diamanti, sì. Tieni. Ah, grazie mille. Grazie a lei, è sempre un piacere. Mi sono rimasti gli ultimi 10, eh. Che bello sequestrare le cose agli altri e venderle. Mi hanno rubato tutto. Cazzo. Non ho più niente. Cosa dice? Mi rubato. Aspetta, fatemi cosa le cose di valore. Non si sa mai nella vita. Tipo viene scogna con 10 archi, se sappiamo noi. Allora. Ok. Diamo il tempo di farci equipaggiare. Minchia, la dovete fare tutto da capo. Preciso che cosa è successo? Non lo so. Ero io, mi ricordo di essere a casa nel mio letto. E invece... Ok, loro stanno facendo l'R qui nostro, non disturbiamoli. Allora, i primi minuti, la cosa più bella del server è che c'è tanta pace. È dopo che viene il casino. Allora abbiamo fatto, raga, guarda come sta venendo la mia casa nuova. Piano piano stiamo costruendo. Ah, che bello, guardate. Guarda che stile. Ho trovato un'altra serie. Ma quanta roba hai? Tu ne hai un bel po', no? Attimo, lo sai che se metti le casse a fianco le fai più grandi le casse? E puoi mettere più roba. Ah, vero? Ora magari mi compro un'altra cassa e ingrandisco perché sono piena. Non so più dove mettere la roba, anche a casa. Ah, qua c'è la cassa, quella di esterna, dopo la... Però la lascio qui perché c'è roba inutile. Vada, vada. Sindaco, mi dica. È successa una cosa molto strana al signor Turi. Cioè? Pare che lui pensava di essere nel suo letto e invece si è risvegliato fuori dal comune. Ma quello è un po' scemo. Solo con una freccia in mano. Ma quello è scemo. Non lo so. Ma lo sai, ma quello è scemo. Ma sai quante volte fa cazzo a me di ogni tanto urla. Sì, però. Dalle testate nel mondo. Ma lo so, ma lo sai che è un po' particolare come persona. Lo terremo d'occhio. Sì, sanno dobbiamo mandare qualche medicinale un po' fuori di testa. Dopo quando è stato rapito dai pirati, è un po' cambiato come persona. Comunque osservavo la mappa, sai, signor tesoriere. Mi dica. Stavo pensando che dobbiamo aumentare i nostri orizzonti. È arrivato il momento che il nostro villaggio Blackwater diventi un vero villaggio. Quindi oggi ti propongo a lei, già parliamo un attimo, le propongo questo. Poi le proponiamo appena c'è tutto il consiglio. Io avevo pensato di proporre questa legge. Ascolta quello che dico. Allora, la mia proposta è: chi si trasferisce a Blackwater, va a vivere proprio a Blackwater, gli regaliamo un terreno dove lui può decidere se costruire l'attività o la casa. Cosa ne pensi? Addirittura regalagli, signor. Sì, gli regaliamo, a posto del classico 5x5, gli diamo proprio un 10x10. Magari qualcuno sarà interessato a trasferirsi. Ma solo per la casa, il 10x10? No, anche per l'attività. Semplicemente il terreno compra, poi la struttura ovvia la deve pagare fuori mano. E paga le tasse come gli altri, ovviamente. E se riduciamo invece alla metà il pagamento? Senza regalarlo? In che senso? Cioè, se dovesse... Se qua dovrebbe pagare 60, là pagherà 30. Ma intendi di tasse? No, intendo di terreno.
Ah, tu dici fare lo sconto, ma così non farai migrare le persone. Beh, se facciamo un enorme sconto, sì. 50% credo che sia Allora, ottimo. proponiamo così: chi si trasferisce a Blackwater se e o apre una propria proprietà in quel villaggio riceverà uno sconto pari al 50% del costo di compravendita del terreno. Va bene, così facciamo che oltre a chi si trasferisce, magari chi apre addirittura un'attività. Direi che è ottimo. Ma aspetta, Sì, devo venire da sarebbe voi? ottimo. No, Va no, no. bene, Poi proponiamo al consiglio quando sarà completo. va bene. Non so se ci sono altre cose che vorresti incentivare Blackwater, ma un'altra cosa, ah sì, è vero, effettivamente servirà un sindaco per, poi in futuro per quel Ah sì, villaggio. giusto, giusto, un sindaco. Una legge, io direi che una legge che dobbiamo imporre è che il villaggio, come possiamo dire, che il villaggio non deve trasferire soldi al nostro, pagare una percentuale da dare Il al villaggio regno. gestirà le sue risorse monetarie anche in E il accordo con il villaggio, governo centrale. sì, il villaggio gestirà i Le sue risorse monetarie, i suoi fondi fondi monetari monetari in accordo in con accordo con il il governo centrale. governo centrale a Ah fini già. scopi, aggiungiamo ovviamente, di investimenti per entrambe le città barra slash Già villaggi. in mente qualcuno da mettere su al governo, sì. Allora, per esperienza attualmente non abbiamo persone capaci di questo ruolo. Però tesoriere, lei ha fatto tanti sacrifici per questo paese. Lei meriterebbe un posto come il mio. Oh, signore mio, Però lei sa questo come parla. dipende dal suo futuro onore, se lei preferirà rimanere il tesoriere o l'ammiraglio o avere la carica superiore. Ma questo Oh, vuol ma io sono dire... onorato. E questo sai cosa vuol dire, signor tesoriere, signor Mi dica, mi dica, Gilberto? mi dica. Significa grande impegno, grandi sacrifici e dovrai sempre mettere al primo posto il villaggio e il regno, Signor cioè sindaco, io la sono Repubblica. pronto a questo salto. Bene, allora, signor tesoriere, appena ci sarà l'occasione di parlare, di fondare il governo lì, ne parleremo meglio. Per ora, Signor se la... sindaco, ma lei mi commuove, signor sindaco, Non si commuova, non si commuova, è il minimo per i suoi sacrifici, per questo paese. Venghi, venghi. Porco. Aia, aia! Ste porte di merda, ti ho... Scusami, tesoro. Vorrei essere un sindaco anch'io. Ma io non sono il sindaco, ricordo che io sono il doge. Però prima è stato un sindaco. Aspetta, infatti sta roba. Scusami. Quindi avrò un ufficio come il suo. Oddio. Sì, c'è, già c'è l'ufficio lì. Però lo sai, è vero che non sarà mai come questo. A me soprattutto all'inizio, dico. Va bene. È vero, la signorina non abbiamo mostrato il suo ufficio. Beh, effettivamente, Comunque ne poi. parleremo, dai, signor Quando Doge. ci sarà la rincontreremo, gli farò vedere l'ufficio della signorina. Qui ci sono i libri appunto suoi. Investimenti possibili. Ho fatto proporre una ferrovia per la zona di Ghiacciai Povaton. La distanza non è stata ancora misurata, il costo non è ancora completato. Investimento in corso, costo investimento. Che cazzo è scritto sta roba? Da quando? Signor tesoriere, ho trovato un progetto forse dell'ex ministro delle infrastrutture. Guarda, la leggo anche a lei. Investimenti possibili. Yotto, signor Simon, l'arabo, propone una ferrovia per la zona dei ghiacciai, che hanno dato nome Pvaton. La distanza non è stata ancora misurata ed il costo non è ancora contemplato. Come mai questo tipo di investimenti? Cosa ci potrebbe dare quella zona? Andiamo a parlare proprio con Simon. Potrebbe essere Zona di interessante. ghiacciai, non lo so, cosa La potrebbe zona dei essere. ghiacciai, andiamo alla mappa, gentilmente. La zona dei ghiacciai abbiamo questo, signor tesoriere. Praticamente non è molto Sì, da quella lontano. parte lì, sì. Ma tra l'altro questo è deserto? No, no, è la neve.
è la neve. Anche questa qua. Tutto, tutto. Tutto il bioma della neve. Però andiamo a parlare con lui. Come mai questa proposta? Andiamo. Chissà di quanto tempo è. Perché il signore delle infrastrutture non si vede da tempo. Ma hai messo. No, l'hai messo a giorno. Chissà quanto tempo ha questa proposta. Eh sì, andiamo da Simon. Giaceva lì. Negli archivi più reconditi della nostra. Del nostro comune. Appunto. Andiamo a sentire. Non è qui Simon. Starà gestendo la sua chiesa? No, ma non c'è nemmeno la sua chiesa. Non esiste ancora la sua chiesa. No, sa che ha comprato il lotto per la sua religione. Sì, sì, lo so, ma non lo vedo. Pensavo fosse qua dietro. No, non c'è. Andiamo, boh, forse a. Può essere anche in centro città, eh. Magari sta cercando fedeli dalla sua chiesa, dalla chiesa dell'antico dio. Magari sta cercando di convertirli. Andiamo. Boh, poi assolutamente lo capiremo più avanti. Ma intanto andiamo avanti. Vediamo se lo troviamo di qua. Ciao, ah, signor Ben. Buongiorno. Salve, ragazzuole. Allora, che si dice? Bene, tutto bene. Ciao, Sora. Come mai armato di tutto punto, Doge? No, è solo per la protezione. Ah, ok. Sono stati. Ma allora, io vorrei andare a cacciare sull'altra isola. Ah, signor Sora, ecco appunto, volevamo parlarle di questo, venga un attimo. Allora, io ho controllato il suo negozio, c'è stata una richiesta un po' altina. Anche di Occhi di Ragno hanno chiesto, in caso se può aumentare la protezione. Se magari non si skippasse la notte, potrei anche provarci. Vabbè, l'abbiamo skippata perché adesso ci trasferiamo. Quindi vuole andare a Nuovo Villaggio? No, perché noi dobbiamo. No, non è che mi voglio stabilire lì. Vuoi stabilire lì? Serve. No, non mi voglio stabilire lì. Però devi andare. È un ottimo terreno di caccia. Ah, posso andare quindi? Sei un cacciatore. No, i slime stanno lì, quindi. Tu sei un cacciatore, hai libertà rispetto agli altri, non hai bisogno del trasporto. Faccio un regalo, vieni qua, tesoro. Dimmi. I slime, vedi? Ci ho preso l'altra volta. Io spero che qualcuno richieda di. Ah, vero, aspetta, un attimo solo. Dov'è Sora? Sora, questa roba a me non serve, se tu la vendi te la butto a terra. Quale roba? Sì. Non lo sapevo. Eccomi, donna. Cosa? Che è successo? No, mi sono fatto saltare in aria dal creeper al posto. Cioè, pensavo che con la madura di diamanti non potevo saltare in aria. Oh, sta piovendo, scusate, qua voglio bagnare il mio vestito appena stirato. Perché sto sempre piovendo in questa città? Carlo. Maltempo. Carlo, tu hai accesso all'armeria della polizia, no? Ah, c'è un brutto tempo. Di diamanti da voi? Ne ho due di pietra. Ma guarda, non mi lamento se non la devo di diamanti. Vedi, ho preso tutte le spalle dei pirati. Non mi lamento, nel senso. Vedi? Che brutta pioggia. Sì. Simon, non so dove. Mamma mia. La tempesta. Ah, Dani è andato FK, ok. C'è un brutto tempo, fulmini, mamma mia. Fa anche freddino oggi. Sì. Meglio starsene nel. Dei bellissimi. Allora, l'ultima persona che dobbiamo cercare è Simon, praticamente. Oh, che cazzo. Hai sentito? No. Mamma mia. I fulmini, le saette. Che pentola temporale. Questa è l'ira dei piglin, può essere? Ah, non lo so. Potrebbe anche essere l'ira del grande dio dei pirati. Il dio drago, dice. Sì. Lo chiamano così, ma saranno tutte menzogne. Storie inventate, no, so. Classica. Però sono belli i draghi. Anche questo è vero, ma. Oh, non so.
Lo sai anche tu che sono estinti da 2000 anni Sì, almeno. quello sì, però sono belli da vedere. Beh, sì, assolutamente. Boh, va bene. Per ora piove e amen. Beh, signor tesoriere. Fatua mi ricorda la mia prigionia della volta scorsa. Lo so, tesoriere, purtroppo i pirati hanno brutte abitudini nei nostri confronti. È Ah, un c'è problema anche che Panzer, non vieni, vedo. vieni. Ciao ragazzi, venite con me, gentilmente. Aspetta, aspetta, c'ho tre stack di rana addosso. Posso Ah, andare vai, via? vai, 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 vai. Vada, vada. E vada, vada. Se voi andate via, a chi va? No, Ah, no, devo Ah, pagare. ok. Vieni Turi, vieni con me, signor Turi. Cioè, venti, scusami. Andiamo un attimo, andiamo. Ciao, Sora. Salve, chi è? Sora, Oggi io. allora, se in caso pensi che possa essere problematico andare a villaggio da solo, puoi anche andare con i marinai, No, ma io mo già stavo partendo. eh? Ah, ok, va In bene, realtà, già stavo partendo. A va bene. Mi dopo. raccomando, fai attenzione ai pirati. Fai attenzione ai pirati, eh? Sì, ma sono proprio in linea d'aria sulla strada. No, 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 però fai attenzione, cioè se li vedi, non cerca di scappare, mi raccomando, fatti catturare. Va bene. Vieni, venti, scusami, giustamente, andiamoci anche panza. Eh Non ho i soldi. no, mica ho detto che devi pagare, credetemi. Ciao Ben. Ciao, Dino. Oh Ben, Ciao, vedi ciao, che tanto dopo benissimo. abbiamo una riunione al comune, va bene? Abbiamo Sì, anche una sono nuova persona che distretto, lavora con noi al assolutamente. Sono comune. contento, sono contento. Ci sarà un'altra persona che lavora al comune con noi. Ah, ok, va benissimo. Bene, bene. Di che cosa si occuperà? Si occuperà di ministro delle infrastrutture. Ministro delle infrastrutture. Ah, ecco. Bene, bene. Finalmente. Allora, ciao Turi, commenti. Comunque, ragazzi, vi ricordo che se qualcuno vuole fare una Sì, carica perché pubblica. stai Ma senza la infatti, sei un cintura? marinaio senza No, no, niente. la Ah, tengo, ok. infatti da sempre che Mi non ci si sa trovo. mai, e Mi qui ci siamo sempre trovo. sotto attacco. Allora, eccolo, ecco l'altro marinaio. Volevo parlare un attimo con l'ammiraglio in veste da ammiraglio e per i due marinai, ragazzi. Io so che avete un po' da fare. Però mi raccomando, cercate di fare attenzione. Cercate se c'è la chiamata in caso di Mitico. attacco dei pirati e sentite le campane suonare, organizzatevi, non attaccate da soli e cercate di stare insieme, ok? Mi raccomando, ammiraglio, lei cerca di aiutare i ragazzi. E in caso vi lascio lavorare per ora per le vostre cose, perché Turi ho visto un po' il negozio, se devi riempirli, tranquillo, adesso no, Sì. con la pioggia è difficile che i pirati partono, le acque sono molto spaventose. Non per loro, signor. Per loro sono acque Per la loro molto. credenza, non credo che sia così, signor Gilberto. Dice. Loro, sai, sono molto superstiziosi sul mare rispetto a noi. Questo è il nostro piccolo vantaggio. Detto questo, ragazzi, volevo parlare con Ben. Ben, tra qualche minuto, tra 10-15 minuti, cerchiamo di parlare. Abbiamo delle cose da parlare in comune, ok? Va bene. Intanto, raga, andate al lavoro se dovete lavorare. Io vado da Simon, che dobbiamo parlare con Certo. Simon. Andiamo, signor Gilberto, prendo anche il libro. Andiamo, andiamo. Ecco. Andiamo dal signor Simon. Stai provando ad andare dalla sua attività, Ma chi è credo. che mi ha scritto sul disco? Andiamo. Minchia, questa pioggia che brutta. Dov'è, signor Gilberto? Di un'attività Ecco, scusami. alle montagne. Ci fai entrare, signor? Parliamo giù un attimo. Scendiamo, scendiamo, signor Simon, per favore. Che cosa? Aspetta un attimo, ragazzi. È Interessante. successo. Che c'è, Panzer?
Che hai fatto? Cosa? Niente, io durante la scorsa sessione, durante l'evento del Nether, Dani mi ha ucciso a caso e ho perso 30 livelli. Mi puoi dare qualche boccetta? 34 livelli ho perso. Ora? Dopo faccio, fra. Dopo? Eh sì, Nazio, stiamo facendo l'RP noi. Eccomi, scusami. Allora, signor Simon, c'è questa richiesta, non so se lei si ricorda, poi mi faccia sapere lei. Abbiamo trovato il libro del vecchio ministro delle infrastrutture prima che fu assassinato dai pirati e tagliato la gola. Qui c'è scritto che Giotto propone una ferrovia per la zona dei ghiacci, Pvaton. Non so se le dice qualcosa. Ah, sì, lo ricordo. La distanza non è stata ancora misurata ed il costo non è ancora contemplato. Investimento in corso. Allora, noi lo sappiamo, signor Arabo, che voi avete gli arabi, avete una grande esperienza di sapere i biomi, cosa possono fornire per le città. Allora, mi dica, come mai pensi che sia buono fare una ferrovia lì? E immagino anche avevi pensato anche a un villaggio lì, in questo caso, se volevi fare una ferrovia. Perché di là ci trova del ghiaccio che può essere usato come mezzo di trasporto di risorse, ecco, e ma che tipo di risorse? Cioè, tu lì pensi che ci siano tante risorse di qualcosa? Sì, allora, sotto potresti trovare... Sotto il ghiaccio si trovano i relitti, no, sai? Relitti, le strutture abbandonate... Ok, quindi non per fare un villaggio, semplicemente un collegamento per l'esplorazione. Sì, e poi perché volevo prendere anche il ghiaccio che c'era di là, perché con quello là volevo fare tipo un tunnel che mi collegava tra i vari minatori che c'erano le cose, così loro importavano direttamente la barchetta con i minerali. Ok. Boh, vedremo, signor Simon, perché comunque... È più veloce con il ghiaccio che con la ferrovia, è più veloce il ghiaccio. Lo so, però io dico nel senso che per certe cose purtroppo noi facciamo investimenti che sono più importanti, ad esempio per noi, se dovessimo scegliere tra questa costruzione e Blackwater, sceglieremo Blackwater. Perché no, lo sai, lì ci sono una delle più grandi miniere della nazione, di quello che conosciamo di questo mondo. Lo so. Vabbè, ma so quante vecchie, ho detto che pure... Ciao, baby. Ciao. Questa qua si è pure stata distrutta, quindi. Ciao, baby Ale. Ciao. Salve, signor Bebiale. Comunque, Bebiale, te lo dico te qua perché non ho avuto tempo di dirtelo. Io ho parlato un po' con tutti e ovviamente lo dico anche a te. Sì. Allora, i moderatori che hanno lavorato agli eventi, eccetera, si sono incazzati tantissimo con te, con Turi, Calogero, un po' con Dani e con Wolverine. Però con Dani e Wolverine è una cosa più leggera. Se la sorpresa, principalmente con te e Turi. E loro si sono incazzati perché comunque si sono fatti il culo 3-4 giorni e avete dato problemi mentre facevamo l'evento e si sono incazzati. Due, comunque c'è scritto chiaro e tondo che è vietato uccidere e voi vi siete continuati a uccidere, tu Calogero. Io ho richiamato loro e sto richiamando anche a te. Non ne abbiamo warnato nessuno, però dalla prossima warniamo, va bene? Lo dico solo perché è correttezza. Detto questo, ritorniamo all'RP. Niente, allora signor Simon, le faremo sapere per questa cosa, però è improbabile una cosa del genere se poi ha il minatore a fianco e quindi non mi sembra il caso che lei abbia bisogno Black ancora di questo. Blackwater è più importante. Blackwater. No, vabbè, ma era stata pure cancellata questo. Ah, ok, quindi possiamo anche cancellare. Sì, ma intanto... Va bene. Mi dica. Deve dare lo stipendio, devo pagare le tasse. Vedi. Andiamo. Ma come cazzo signor Baby, scusami. Sì. Volevo parlare con te. Dimmi. Allora, lei mi ha fatto un po' di esplorazione per la mappa, eccetera. Cioè, è riuscito a fare delle copie. Cioè, è riuscito a fare la mappa, ok? Sì. Lei appena Sora tornerà. Perché vorrei che tu e Sora, appena possibile, appena lo incontro, io ti chiamo. Ok. E vorrei che tu parlassi con lui per spiegargli un po' come hai fatto la mappa. E vorremmo trovare un bioma
importante all'interno. Vorremmo fare un villaggio interno che non sia più affacciato sul mare. È entrato un ragno, praticamente. E trovare un bioma che sia interessante per la produzione di qualcosa, tipo minerali, produzioni, oppure magari c'è una grande miniera che potrebbe portarci soldi, ok? Ok. Poi ne parliamo meglio di questa cosa, appena ritorno Sora, va bene? Okay, allora, lei dovrebbe pagare 50 di tasse e 60 è... Oh, aiuto polizia, c'è uno zombie qui! Polizia, polizia! Il stipendio quanto prende 60? Ciao, okay. Oh, ma che fai, mi devi fare qua a me? Comunque devo parlare con Bebiale, dov'è? Per le tasse. È qua dentro Bebiale. Dentro dove? Nel comune. Dica! Amici. Grazie per il... Ah, ecco. Allora, si ricorda che le dovevo vendere due libri incantati? L'obbligo. Sì. Allora, la mia offerta è questa. Ne ho trovati due che hanno un solo potenziamento. In quindi caso potrebbe essere abbastanza libri. Io li posso vendere entrambi a una stampa. Prende quanto di stipendio? Ok, che potenziamento... Ok, vieni qua, vieni qua. Sì. 80 mi devi dare in totale con tutte le tasse. L'altra volta mi hai dato 30, se non sbaglio. Ti devo dare 30, sì. Allora, quelli che ho appena pescato sono... Allora... Ah, vabbè, sono un po' inutile perché funzionare il mare effettivamente sarebbe perfetto. Solo me. Perfetto. Vabbè, ne ho uno con protezione. Ha bisogno di aiuto. Una... Potrebbe servire per l'armatura. E poi ne ho trovato un altro che, vabbè, è carino, che sia due cose. Dimmi, dimmi, con distruttibilità 3 e tiro multiplo che mi hanno detto che va bene per la palestra. E svelo un segreto. Il signor sindaco, il signor Doge, forse vuole mettere a capo di Blackwater. Perfetto. Però non dica niente. Capo di Blackwater. Oh, qui mi ha sentito. Lei non ha sentito niente, giusto? Io me ne vado, arrivederci. Salve, signor sindaco. Dove cazzo è finito? Perché dovrebbe essere un segreto? Eh no, vabbè, per non dirlo a tutti. È per il meme, dai. Finché non è... Diciamo che finché non è... Non è... Non è... Non è ufficiale, non vorrei farlo sapere in giro. Beh, ma prima dobbiamo trovare un futuro ammiraglio a tesoriere. Ecco. Io farò ammiraglio tesoriere dall'altra parte. Eh no, non c'è bisogno. Okay. Non c'è bisogno. Il tesoriere e ammiraglio è solo qua la capitale. Di là c'è solo il sindaco. Che palle, però. A me piace fare l'ammiraglio. Allora, signore, lei scelga di rimanere ammiraglio. Ecco qua. Adesso vediamo. Dai. Allora. Cosa? Cosa? Do io, dai. Cioè, vuoi diventare uno sbirro? Poliziotto per... Ma lei non ha due attività? Ah, finalmente, è un nuovo arrivato. Volontario, perché non ci sono forze, ma c'è solo lui. No, aspetta. Sta comunque il signor... X-Melo, sei un mercante del Nether, tu? Pure? Un po' pazzo sei. Sì. Vabbè, è un vero uomo lui. Lui quanto sa... costa? Aspetta, ma... Ah, ma tu giusto, non hai aperto l'attività, giusto? Non tengo da lì. Vabbè, comunque, boh, va bene, parla con il Ben, ti spiega tutto lui. Vabbè, diciamo che ci sta comunque, magari... Ma quanto devo pagare? Mi sembra un aiuto. In che senso quanto devi pagare? Ah no, ho detto che non devi pagare. Mica devo pagare. No. Oh. Ok. Quindi non devi pagare a prescindere, neanche se decidi di entrarci. Tu il sindaco prende 50, 60, giusto? 40. Ma mica adesso. 40. Vabbè, sì, giustamente dalla prossima. Mica è ancora. E poi se è volontario, in realtà non so. Ah, vale, Doge. Ma io devo prendere tutto 10 di canne perché ho la prima riforma. Giusto. Ecco la carne di cammello. Grazie. Oh. Buonissima la carne di cammello. Buonissima questa, mamma mia. Specialmente al barbecue. Vabbè, dai, portami. Boh, andiamo intanto. Vabbè, che cosa devo fare? Attenzione. Sì, Maria, la dove l'uomo. Adesso sì. Dobbiamo tagliare un po' di lavoro al bordo, fa troppe cose, quindi lo voglio aiutare. In realtà volevo fare il tesoriere, però mi hanno detto che non sono capace. Non abbiamo tutti i ruoli pubblici come voi. Doge!
Mi dica. Dai i livelli, dai. Ah, mamma mia. Dobbiamo fare una cosa importante per questo. E come si fa, pozione? Pozione dei livelli, quante pozioni sono più o meno tra le fare? Tu se basta che ti tirai. Ah, raga, ma come si chiama precisamente? Pozione di? Scrivi esperienza. No, non mi trovi un cazzo. E vai sulle pozioni, scusa. Ci sono. Scrivi esperienza. Non c'è. Ma sono tante, non hai capito? Scrivi esperienza, una parola. Si vede subito come. Vedo dalla live, non è nessuna di quelle che stai vedendo tu. Ok. È tipo arcobaleno più o meno. Oh, tanti è problemi. Giallo, è giallo. Vai. Non è arcobaleno. No, ma non è visto, quelle, non è ecco. Quelle lì. Scrivi solo esperienza. Scrivi solo esperienza. Ah, ok. No, fa benissimo qua. Devi tirargliele finché non fa 3. Lontanate. Sarà l'età. Panther, guarda quanto è. Sì, sono 20. Era un solo livello quello. Ma quanto sei Gesù Cristo Santo? Vai. Sti sburando in faccia. No. Per questo ho detto non uccidere, c'è scritto bello chiaro non uccidere. Ma quello alcune volte fanno un po' i pazzi, per non dire altro. Dai pirati ci sono gli spiriti. Che cosa sto guardando? Qualcuno l'ha ucciso quando non poteva uccidere. Cosa qualcuno ha ucciso quando non poteva uccidere? Un civile, no, un cittadino ha ucciso Panzer. Vabbè, facciamo l'ultimo livello, aspetta per questo. Un cittadino ha ucciso Panzer. Chi può essere secondo te? Chi può essere secondo te? Pizza. Vai, indovina. Che pizza. No. Daniel. Dai, ma che imbecille. Ah, Sora. Scrivi in chat, scrivi Baby Ale, vieni al comune. Ma è qua, Baby Ale. No, ci serve a noi. Dov'è? Baby Ale. È al negozio. Ah, okay. Scordi lei, coglione. Ma io ci vedo che. Vabbè. Aspetta, io vado a mettere roba in vendita. Basta. Vado a mettere roba in vendita. Un po' a me, io. No, ma scrivegli, aspetta allora. Sha puttana, aspetta. E tiro mu, che cazzo è tiro multiplo? Ma è per la. Vabbè. Sono e ti tira tre cose, fa schifo. Sora, lo aspettiamo qui. Che c'è? Lo aspettiamo qui. Andiamo a fare libera. E dov'è Sora? Oh, lui ha smesso di piovere. Ma ha fatto di male, cavolo. Ok. E praticamente la nostra regione avrai una casa, piccola di ferro gratuito. Aspetta, una spada di che ciao, cosa? Bebe. Di ferro. Una corazza di che cosa? No, spada piccone e non so perché il piccone, però va. Spada piccone e che cazzo era, vale. Ma sarai un cacciatore, non c'entra un cazzo. Ma se fai esplorazione è la stessa roba, no? Ah? Se va a esplorare e cacciare è la stessa cosa, sempre un esploratore. Sora. Dopo Protection 4. Nel Nether sta scritto. Cosa? Lo vuoi in Protection 4? Ah, no, grazie. Ok. Dici che sapevi di... Ah, comunque, allora, pizza, non serviva Bebiale. Fai prima tu e poi lo prendiamo, perché non è lunga la cosa. No, non serve Bebiale. Ah, avete visto il negozio suo? Sì. Ok. Ah, oh, baby, senti. Allora, lui è Sora. Aspetta, però, Bebiale, se abbassi il prezzo di protezione lo compro, se lo abbassi. Tipo a quanto? Tipo a 35-40. Che succede comunque? Allora senti, allora Sora, tu sei il cacciatore che ha fatto l'esplorazione più lunga. Ora vieni con noi e ti spieghiamo tutto, perché lui aspetta un attimo, a chi serviva l'occhio di ragno? Perché ne ho presi 24. È la strega, ma ora non c'è, viene più tardi. Ah vabbè, dici. Allora viene. Sì. Allora, vieni, seguici. Praticamente noi stiamo, lui è il nostro, essendo il cartiere, sta mappando, lui si è preso la briga di mappare la città.
Ok. Oh mia. Ah, lui è un nuovo poliziotto. Te l'ha detto? Ma chi... Non c'è la miseria, siamo messi bene allora. Allora, scusami. È Simon. Andiamo bene. Allora, venite ragazzi, vi spiego qui. Allora, questa è la mappa che abbiamo della nostra città, signor Sora. Il discorso è che... Ok, noi sappiamo che a sinistra ci sono i ghiacciai, Blackwater, nel mare c'è l'avamposto dei pirati, bla bla bla. Ma noi in futuro, se volessimo fare un villaggio entroterra, quindi fare tutto costruito tramite ferrovie, perché comunque... Serve un altro piano della... Sì, serve un altro piano della mappa. Grazie, grazie al cazzo. Non stiamo parlando di questo. Non volevo arrivare a questo, nel senso parlare di un'altra cosa. Perché vogliamo fare una città entroterra? Perché comunque i pirati non si addentrano così dentro a saccheggiare una città o un villaggio che è così lontano. Quindi meno rischi per il futuro. Sì. Blackwater, ok, un altro discorso. Lì è per noi fondamentale perché c'è la più grande miniera del regno che noi conosciamo. Detto questo, vabbè, poi c'è il fatto delle tartarughe e gli slime. Quindi per noi è molto fondamentale il villaggio. Ma se dovessimo scegliere il bioma da fondare questo nuovo villaggio, che biomi ci sono ai nostri dintorni? Che può essere utile e possiamo trovare anche a tre miniere? Forse fai conto che è escluso la pianura e la palude, perché abbiamo fondato due villaggi sulla pianura. Forse quello dei ghiacci è abbastanza vicino. Sì, ok, ma cosa possiamo trovare di utile? Non sono un minatore. Non sono un minatore, non lo so. Bisognerebbe andare a vedere. Vabbè, effettivamente, sicuramente per questione di neve e ghiaccio potrebbe essere utile per varie strutture, ma da vedere. Dobbiamo vedere, dobbiamo informarci un po', dobbiamo parlare con i più esperti di, appunto, di biomi. Ma si può creare una scorta, mandare un minatore lì e vedere cosa trova, se trova qualcosa di utile. Anche si può fare così, effettivamente. Boh, intanto niente, beviale, comunque era questo che volevamo dire. Cioè, più che altro per proprio futuro, ok? Per ora stiamo parlando. Che per adesso per noi Blackwater è importante, infatti oggi presentiamo delle nuove leggi e nuove cose. Ok, nessun problema, va bene. Va bene? Ok. A posto. Ciao Simon. Il mercatino. Non lo so Simon, ma vedi siamo pochissimi ora. Tanto comunque server lo chiudiamo pure verso l'una, non è un problema, tanto lo sai, non lavoro più. Allora, Simon, senti una cosa. Noi abbiamo un po' parlato con il mappatore e anche con Sora, dice che secondo loro fare il villaggio nella zona di ghiaccio potrebbe essere utile. Però tu, a livello di biomi, in base alla tua conoscenza, noi ci affidiamo a te perché effettivamente non so chi ha una conoscenza enorme, può essere un bioma come Blackwater dare qualcosa di utile per il regno? Cioè Blackwater, sai... Blackwater fare un villaggio no, però mandare qualcuno là che esplora sotto gli acciai, sì. Però fare un villaggio no. Sconsigli un posto del genere arido? No, perché se parliamo tipo del deserto, là ci sta, perché nel deserto ci sono miniere, nuovi minerali, piramidi, strutture, villaggi. Invece ghiacciai e cioè posti del genere non danno proprio niente di utile. No, sta solo sott'acqua qualche relitto e qualche struttura antica e basta, questo sta. Quindi solo ci servirà solo per le esplorazioni future di cacciatori, sì, e di minatori per risorse speciali. Là. Sì, se mandate là uno trovate tipo i relitti. Ok. Va bene, quindi dobbiamo, secondo me, parlare un po' con i cacciatori e fare un'esplorazione più ampia e vedere che tipologia di biomi abbiamo intorno, perché in futuro vorremmo fare un futuro lontano un altro terzo villaggio. Blackwater per noi è importante perché ha i chunk dei slime, quindi importantissima la tecnologia dei slime per lo sviluppo tecnologico, e le tartarughe, e lì c'è la più grande miniera di a nostra conoscenza. Per questo per noi Blackwater è importante. Ma poi fai conto che Blackwater è anche molto importante, sai perché? Perché i pirati possono venire solo via mare, perché tutta la parte dietro a sinistra è coperta dalle montagne.
Ah, vero, anche questo è vero. Sì, ma comunque c'è sempre il rischio nel mare che possiamo essere saccheggiati, assolutamente. Eh sì, appunto, secondo me è meglio che mettete un poliziotto là fisso che controlla la città, oppure un No, altro vabbè, ma agente. abbiamo più uomini adesso, è un po' più tranquilla la situazione. Solo una cosa, allora, per Blackwater ne parleremo stesso oggi perché dovremmo iniziare a fare qualcosa di grande. Va bene? Poi Signor vediamo Yotto, un po'. io vorrei comprarle un binocolo. Quanto costa? Oh, gratis. Allora, stavo Ah, grazie. dicendo, Dica. comunque, secondo me, se mandiamo un cacciatore a esplorare i fondali dei ghiacciai qua, è ottimo, perché troverà sicuramente mele d'oro, diamanti, ferro, oro, oppure canne da pesca, tridenti, Va capito? bene, va bene. Dobbiamo un po' valutare perché abbiamo veramente una conoscenza ridotta e dobbiamo ingrandire tantissimo la mappa. Infatti volevo fare, secondo me dovremmo fare una sala solo per la mappa, perché qua non c'entrerà tutta. Dovremmo. Potete farla. Sapete il piano che sta al suo ufficio? C'è sta una parete dove non mettete niente. Se le mettete là una bella mappa grassa. Ma è grande la mappa, serve proprio un salone, cioè non sul facciamuro, proprio su un tipo qua sopra, capito? Va bene, Vabbè, allora poi sai cosa vedremo. potete fare? Potete costruire una stanza tipo 20x20, secondo me è abbastanza. Scrivere tutta la mappa che prendete anche Blackwater. Sì, poi vediamo un po', perché per ora ovviamente a cartiere non è facile fare ogni singola cosa, eh. Quindi vabbè, poi vediamo, vediamo. Intanto concentriamoci mentalmente con Blackwater. Secondo me Blackwater può dare i suoi frutti, perché a parte che il territorio non è stato neanche, diciamo, sfruttato, e quindi sarà pieno di risorse che potrebbero aumentare lo sviluppo della città. Sì, lo so, lo so. Infatti i minatori. L'importante è che non ci vanno i pirati. Ma i pirati non possono saccheggiare niente lì, è vuoto, non c'è niente. Però quando ci andranno i primi cittadini là, capito? Potrebbe essere un po' pericolosa la situazione. Sì, ma ci vorrà tempo per una cosa del genere. Andiamo a vedere. Intanto questo è la struttura più importante per noi. Qua ci dà una visione ampia di dove possono andare i pirati. Adesso è bellino qua. C'è anche una bella vista sul Sì, mare. dalla stalla fino al porto si vede quasi tutto. Poi c'è anche questo. Questa qua è quando penso arrivano i Sì, che ha pirati. suonato la campana. Ah, Nati l'ha sentito. Sì, è normale, l'abbiamo fatto apposta. Ah, è fortissima allora sta campana. Quando tipo Proviamo. sta l'allarme, fatti Allora, tenere. senti, Simon, facciamo un test. Nessuno deve sapere. Facciamo un test che facciamo finta che stanno attaccando i pirati, ok? Tu scendi giù e imita che sei una persona che è spaventata, che sente il suono, ok? Dobbiamo preparare i cittadini a queste cose. Vada, vada. Una simulazione, ragazzi, siete stati veramente lenti a rispondere. Troppo lenti, ci vuole un'organizzazione migliore. Io ho un piccolo problema, signor Valerio. Fuori ai 20 non ho i suoni di Minecraft. Come non hai suoni di Minecraft? No, li ho mutati. Aspetta, li rimetto. Ma lei è un pazzo. Prova a suonare, scusami. Allora, la prima cosa che si deve fare è un'esercitazione così, e voglio che i marinai lo sappiano. Al porto si suona la campana e anche all'avamposto si deve suonare la campana, si deve sentire, dobbiamo essere organizzati per attacchi del genere. Quindi, Ma quanto si sente ragazzi, lontano la campana effettivamente? beh, guarda, Benissimo. la faccio provare, guarda. Continua la sua nome, continua.
Prende. Il suono non è che si propaga molto lontano. E poco e niente. Lo so, però comunque se qualcuno lo suona... Cioè, fate conto che c'è sempre una persona qui, c'è Nati, quindi Nati può urlare e avvisare. Vorrei approfittare del fatto Io appena mi... Proviamo quella del porto, ragazzi, quella del porto, perché ne abbiamo due per avvisare. Siete marinai anche. Vediamo. Vorrei approfittare per sponsorizzare il mio pesce fresco e pesce cotto. Da qui, ragazzi, c'è l'avvistamento, qua abbiamo comunque una buona visione. Allontanatevi, vedete fino a quanto sentite. Che cazzo sta lanciando queste cose? Quindi distanza? Caserma. Caserma, Fabbro si sente? Sente dal Fabbro, no. E dalla polizia. Ok, quindi dal Fabbro si sente? Sì, si sente dal Fabbro. Allora, l'unica cosa che possiamo fare per la sicurezza è aggiungere delle campane in tot posti. Ad esempio, essendo che si sente fino a un limite, tipo arriviamo qua, alla stazione di polizia, possiamo buttarla alla stazione di polizia. Uno qua. Qui mettiamo un'altra campana. Sì, che magari chi sente la campana suonare lì suona anche questa, fino a almeno avvisare mezzo villaggio, dobbiamo vedere. Ok. Secondo me dobbiamo vedere un po'. Ma da lì, dal campanile, non si sente qui, vero? No, si sente fino a qua, porto. Dal campanile. Qui. Dal porto e dalla casa di Panzer, penso. Sì. Da lì in poi? È la casa di Panzer. Circa fino a qua, si sente. Ok. Secondo me dobbiamo aggiungere una campana qui. Come infatti? Perché chi lo sente al porto, magari quella persona che è al porto scappa, suona la campana prima di farsi catturare. Che mi sono perso. Stiamo facendo le esercitazioni di allarme. Capisco. Quindi serve, secondo me, una qui, una vicino alla stazione di polizia e uno poi che si sente da qui. La mettiamo vicino a questo punto qua. Tipo, secondo me se lo mettiamo in piazza... Tipo, sì, tipo vicino qui, al mento dell'uomino. Sì. Ora le prendiamo, aspetta, perché ce l'abbiamo qua. Diciamo a fare, esatto. Prendi questa, che qua non serve a un cazzo. Vai. Prendete questa, che qua non serve, ragazzi. Ok. Mettila all'uomino. Mettila qui, signor Gliotto, guarda. Abbraccio qua sotto, vedi? No. Ora facciamo i test, andate nel comune e ditemi fino a dove sentite. Chi è andato al comune? Aspetta, vado io. Fino a dove si sente? Tutto il comune. Tutto il comune, perfetto. Sodire, zona dove sta lei e sotto. Ok. Ora ci servono due allarmi adesso. Ci servono due allarmi. Madonna. Noi possiamo mettere un... Le avete, ragazzi? Dove si trovano? Come si fanno le campane? No, non lo so. Aspettate un attimo. Devo allontanarvi un attimo. Tipo, quando suona la campana, diciamo che la pescatrice deve correre per attivare questa campana qua e quella là del comune. Sì, in più che altro, magari se non c'è nessuno all'avamposto, abbiamo una campana di sicurezza qui. Se voi suonate quella campana là, io corro e avviso tutti gli altri che stanno dietro di me. Sì, perché tu se senti suonare quella del porto, tu suoni quelle della polizia e poi vai subito a avvisare. E in caso magari non trovi nessuno vicino alla campana del comune, uno la suona. Si sente la campana da qui? Quella campana lì al comune sente tutto il comune e tutta la piazza, fino all'attività di cosa. Serve una campana qui? Per l'avamposto e la campana vicino alla stazione polizia. Fondo, vicino alla chiesa anche, perché altrimenti chi sta tipo là. Dobbiamo trovarle quindi questa campana. Mancano letteralmente due. Non so se si possono craftare. Fabbro, sai qualcosa? No, le ho prese. Aspettate. Craftale. Non ho che fare io, se non sbaglio. Ce l'hai? Quella che sta appena al comune. Già l'abbiamo presa. Vabbè, io, Simon, fammi due campane e poi te le pago, vai. Va bene.
Doge, ho preso anche 4 scudo dal signor Daniel, che ci mancano nel comune, nel comune, E nella come l'hai stazione. pagato? Vabbè, no, lui mi ha detto che tra poco c'è il mercatino, quindi magari li prendiamo là. Ci Ah, fa ok. ce li fa 10 a scudo, quindi risparmiamo anche. Ma già se ne va solo. Finché il padre non guarisce, solo non ha molto tempo. Ma oggi non c'è proprio nessuno, Non c'è meno Chewbacca, se non sbaglio. boh. No, c'è Becca, vabbè, ma ha detto che non c'è. Non c'è proprio nessuno, proprio nessuno. Allora, vabbè. Cioè, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eravamo 14 con Sora. Cioè, letteralmente meno della metà del server. Vabbè, comunque, che stiamo dicendo? Sì, mo ci produce due campane Ah, intanto. signor sindaco, venga un attimo che le chiedo una cosa. Vai, venga. Pensavo di aspettare la riunione, però dato che siamo già qua, glielo chiedo subito. Vai, dica. Allora, c'è il signore Bebiale che mi ha fatto la richiesta di scortarlo a mappare l'isola dei pirati. L'isola dei pirati. Vorrebbe mappare l'isola dei pirati. Io gli ho detto che è pericoloso, ma ho Ma voluto prima ci provare a servirebbe la chiedere. mappatura del Blackwater in questo caso. Di Blackwater, allora potrei scortarlo a Blackwater. Sì, vabbè, ma ci sono i marinai. Lui mi diceva che vorrebbe mappare l'isola dei pirati. Non so se è possibile una roba del genere. Ma ora è impossibile, ma comunque adesso c'è la riunione. Ok, vabbè, al massimo lo scorterò dopo. Lo faccio pagare o niente? Però aspetta, intanto andiamo da Simon, aspetta. Dov'è il signor Simon? Sta ancora facendo le campane? Boh, che si muove? Ah, devo saltare? Ok. Perché? Non la sento? Tasto destro, Carlo. Sì, ma non la sento però. Hai mutato Avrai il gioco? i rumori di Minecraft. Ah, sì, infatti. No, infatti ho mutato il senso. Raga, mi preoccupa che la Simon non risponda. Andiamo a vedere. Che non sia venuto subito. Oddio, no, non dice, cioè, non dire che. No, è qua, sì, cioè. Ah, ecco io, Signor ok. Simon? Signor Simon? Sì? Venga. Hai fatto le campane? Non Ah, meno riesco. male, dai. Non so costruirle. Come non sai costruirle? Non mi ricordo come si chiama. Il mio libro di costruzione non riesco a trovarlo. Ma non è che non si possono costruire, fammi vedere. Secondo me non si Boh, possono no. costruire. Secondo me, appunto, Il libro sicuro le sono dovessi. posso andare a trovare io, vediamo un po'. Appunto, secondo me non già so costruire, ecco perché. Campana Allora, c'è Mike, l'amico aspetta, sto vedendo Wiki. Allora, comprate qualcosa, prego, comprate, però è strano. Cos'ha da vendere? Ma che cazzo me ne frega a me di ste robe? Oh, è una lampola di miele, No, Dani, non si basta. può craftare. Salve signorina, ma lei è sempre. Dicevo, scusa, è impossibile che non si può costruire. Ah, smetta di fare il pedone. Altrimenti la trovate. Ma che cosa vuole lei? No, non vedo da stesso wiki Minecraft, non Ma c'è. pure io sono andato a vedere come si craftasse una campana, ma non si può fare. No, non si può. Ce Vabbè, l'hai io. quando le prendiamo? Tanto due servono. Se andrò a Vabbè, Black io Water, lei me la comprerà. se lei è da. Martina. Sì. Vediamo un po'. Dai, andiamo a questa riunione, ragazzi, noi. Allora, mi raccomando, gentilmente, essendo che noi saremo in riunione, polizia e marinaio, signor Panzer, gentilmente, 5 minuti da dedicare all'avamposto. Simon, tu stai vicino alle Non coste, sbaglio niente. dai, supporta il marinaio, ok? Perché noi abbiamo una riunione. Ok. Io guardo a sinistra. Va benissimo. Fate attenzione, se li vedete, correte. Andate sopra la campana, direi. Più che Almeno altro corre suonate la sicuro. campana. Olè, Ah. sedetevi. Che state facendo?
Se, prenda il posto di Giacomino. Ma non si, non si preoccupi. Si metta qui, signorina. È questo il posto dell'infestore. È questo il mio posto. Allora, a parte, comunque, ti ricordo, giusto raccontiamo la storia della signorina. Signorina, l'ultimo ministro delle infrastrutture è stato tagliato la gola dai pirati. Giusto per la sigla. Diciamo che è molto, diciamo che sarebbe stato meglio non dirglielo. Vabbè, in caso si dice sempre la verità. Allora ragazzi, buongiorno, siamo a una delle riunioni più importanti di Osiris. Sono la prima donna in politica. È la prima donna in politica, infatti ragazzi, un piccolo applauso alla signorina. Clap, 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 clap. Allora, andiamo subito a parlare delle leggi proposte degli investimenti pubblici. Allora signorina, qui c'è stato, signor tesoriere, diciamo per la questione pirati, una produzione di mura protettive per la città. E il problema, non sappiamo quanto potrebbe costare l'edificio. Ora, oggi non ci sono i costruttori, quindi effettivamente non possiamo manco chiedere. Però, signor sindaco, posso dirle i posti in cui io metterei le mura? Cioè, giusto per darle... Sì, sì, ma non credo che possiamo andare adesso, intanto finiamo la riunione. No, gliele faccio vedere la cartina, è qui. Dove? Qui, la cartina. Ah, ok, vai. Allora, io metterei le mura qui. Allora, che costeggiano questa parte qua di mare. Ok, questo qua. Cose non è che capisco molto. Questo. Rimetti la mano. Addio cartina. Questa parte qua. Questo. Ok. E questo. A chiudere. Ok. Non ha molto senso però. Come no? Scusi, di qua. E di qui. Io chiuderei questa parte qua. Dove c'è il fabbro di Simon. E al massimo da questa parte, sempre sul fabbro, sempre dalla parte del fabbro, in modo tale da non creare proprio dei... problema, io la cosa che non ho compreso, signor tesoriere, ma lei vuole proprio fare delle mura medievali praticamente? Sì, io pensavo di sì. Chiuderci dentro? Sì, al massimo possiamo fare delle aperture per permetterci a noi il passaggio. Ma diciamo almeno 10 blocchi. Ma esatto, capisci di quanti soldi abbiamo bisogno per una struttura del genere? Ma secondo me è di vitale importanza per la sopravvivenza del villaggio. Ma prima dobbiamo parlare con i costruttori e vedere ai minatori quanto costerà tutto. Possiamo fare con dei semplici pietrisco. Dobbiamo soltanto capire, sì, i costi di costruzione. Aspetti, sindaco, aspetta un attimo. Io ho 80 pietrisco. Sì, ma il pietrisco non costa molto. Ti ricordi? Sì, ma non costa molto. Abbiamo preso tutta quella... Sì, ma non è la pietra che costa. È la manutenzione che costa. Per la lanira. Soltanto i costi di costruzione costa, quanto sono. E in più c'è anche un'altra cosa da valutare. Comunque chiudiamo un po' la nostra visione. Chi ci dice che non ci attaccano da un altro punto poi? È quello il discorso, non abbiamo uomini per un... chiudere tutta la città. Allora, il problema principale è che, signor sindaco, io ho visto che gli attacchi sono venuti a prima parte da qui, ok? Per la prima volta da qua, dove c'è adesso la chiesa. Sì, sì, quello me lo ricordo, ma la maggior parte degli attacchi sono stati fatti diretti. E sì, poi, sì, con l'avamposto che abbiamo, il problema non è questione di muro o meno. Il problema è che avremo bisogno che l'avamposto sia più attivo spesso, perché dall'avamposto noi riusciamo a avere la visione oltre la chiesa. Vedi dove c'è la stalla e chiesa? Noi lo vediamo lì. Sì. Come da, sempre dall'avamposto... Da destra è un pochettino di filo. Sì, ma dall'avamposto poi vediamo anche quest'area. Quest'area qui, più o meno. Infatti quest'area qua non è molto... Ah sì, infatti questa qua sì. Però c'è un'enorme montagna. Però se attacco da dietro poi... Non è molto visibile questa parte. E come attaccano da dietro? Vediamo la montagna, ma non oltre. Si fanno il giro, no? Scusami. Guarda di qua, guarda, aspetta, guarda, ci vedo. Se partono da qui, poi posso fare il giro... Ma capi quanto tempo perdono loro? Cioè praticamente si... Allora, più che altro dopo si isolano. Non hanno via di fuga. Attaccare secondo me i pirati dalle montagne... Non è proprio una cosa sensata. Ma appunto per quello che io dico, chiudendo qua, semplicemente dove c'è il fabbro di Yotto, e facendo delle mura da questa parte fino a chiudere qua,
Secondo me basta. Ma lì c'è la stazione comunque lì c'è. Non credo che partono da lì. No, sì, ma Che infatti vengono da lì. penso dalla Non ha stazione senso lì, capito? sarebbe Secondo molto me no. rischioso per loro, secondo me, attaccare qua perché li vede Sì, diciamo che chiunque. non mi più hanno nei mi ha posti detto gli dove otto non che li ha c'è visti più nessuno. volte, i pirati nella loro parte qua, scusi, dottor. Lo so che li hanno Anzi, visti, appunto, sono noi li stupido loro. vediamo, cioè, capisci, anche noi li vediamo. Anche se loro attaccano Sono da. più viale, cosa ci fa lei qua? Stavo vedendo come procede. Ciao, la È riunione. una Ma riunione privata, non può stare entrare, qui. devi chiedere permesso per entrare, innanzitutto. Due, come cazzo sei entrato? Che non ti ho manco sentito. Lei non può restare qui, è una È riunione un privata. ninja, è un Deve ninja. uscire. Va bene, portato. Arrivederci. Se mi fai Arrivederci. mica sapere che la apri. Sì, vada, vada. Mi sono Allora. girato, mi sono trovato davanti. Infatti, I giovanotti di oggi proprio ribelli, eh? ma sono un po' non lo so. ribelli, sì, infatti. Allora, comunque stiamo parlando, sì, comunque per quanto riguarda questo, intanto lasciamo alla signorina occuparsene. Quando arriverà Ciubecca, di fare un po' di discorso e chiedere ipoteticamente quanto potrebbe Sì, costare. dovremmo capire quanto può essere il Il muro costo. deve essere La pieno, pietra, giusto? la do io la pietra, quella nera. Ce n'ho molta, diciamo. Sì, La voglio. io pensavo un pietra, un pietrisco normale, poteva Più essere. economico possibile. Allora, intanto io ho Sì, scritto da era. revisionare il costo e capire se il progetto vale la candela, intanto. Sì, Come già abbiamo detto, la va prima bene. fabbrica per ora è ferma, non abbiamo intenzione di costruire fabbriche perché i costi attualmente non abbiamo ingegneri, esperti che ci possono dare indicazioni. Le altre cose di cui parliamo sono molto importanti, ragazzi, riguardo il futuro della Serenissima Repubblica di Osiris. Non solo della capitale, ma proprio della prosperità della nazione. Il nostro obiettivo è fare in modo che la nazione prosperi, cresca e abbia comunque entrate fluide di ogni tipologia di risorse. Come ben sapete, abbiamo passato gli ultimi mesi con due crisi. La crisi del carbone, che grazie alla pescatrice abbiamo risolto con le alghe, ma la più grande crisi, che oggi ancora la sentiamo, La ragazzi, e non possiamo crisi dire del ferro, bugie, secondo la crisi del ferro. Sì, quella Assolutamente. del ferro. Il ferro è introvabile, vabbè. Cibo, per quanto riguarda legname, tutte queste risorse, siamo veramente ricchi. Quindi io direi una cosa secondo me da valutare è di pensare di espandere le nostre miniere. Quindi io Su questo punto sono d'accordo, anche io. proporrei anche più che altro anche la migrazione, la crescita del villaggio. Quindi la legge che voglio proporre, che abbiamo parlato un po' col tesoriere, è che chi si trasferisce a Blackwater o apre una propria attività in quel villaggio riceverà uno sconto pari al 50% del costo compravendita da terreno. Se il terreno lo paga il 10 per 10 costa 20, quella persona lo paga 10. Quindi questo vale No, no, per. 10, 10 qua da noi costa 40. E vabbè, io ho L'altro parlato costa 5 per 20. 5, parlavo in questo caso. Ah, ok. E in più un'altra legge che secondo noi è importante per comunque per stabilire un'economia per il villaggio è che i fondi monetari, è sempre in accordo con il governo centrale, a fini scopi di investimenti per entrambe le città. Cosa vogliamo intendere con questa tipologia di regola? Che se Blackwater ha delle tassazioni, vengono pagate, hanno il nostro stesso tassamento che c'è qui, hanno 100 monete, loro i soldi lì, il sindaco può fare investimenti o fare richiesta degli investimenti magari. Più grandi e richiedere dei fondi appunto alla capitale. Questo vale anche per la capitale se abbiamo carenza di soldi e magari Blackwater ha dei fondi, una riserva un po' più alta, di inviare quei soldi appunto per ricoprire magari i debiti del villaggio 1 o del villaggio 2, Ma ok? attualmente Blackwater non è abitabile. No, Ci sono Blackwater è abitabile, non anzi. ci sono edifici dove. L'abbiamo costruito, Cioè, signorina. prima di far trasferire la gente là ci vorrebbe una serie di bonificazioni, ma glielo spiego. Già abbiamo fatto. Sì, vabbè, ovvio, cioè. Allora, sì, Sì. in effetti Già abbiamo il mercato, abbiamo il porto, abbiamo il piccolo diciamo comune. già messo all'opera. La palude fa da padrone su quel posto, quindi in effetti. Sì, lì l'unico Diciamo rischio che lì, è. l'unico Potresti rischio, infatti, conquistarlo. sarà che lì ci dovrà essere una persona che difende, mi sa. Ma non c'è Che lì. bisogno, e qui non c'è bisogno, ragazzi. Lì c'è appunto la più grande farm di chunk di slime. I cacciatori saranno spesso lì, quindi protezione l'abbiamo gratis. Non dobbiamo manco puntare con le forze della polizia. Quindi
Se lo fanno gratis, diciamo che è un po' più. Sì, e in più i minatori, qualche minatore è interessato comunque alla mega miniera di quel punto. Comunque hanno bisogno. La produzione di ferro da lì la trasportiamo io qui. Io vengo in quell'isola da un bel po'. Poi anche la signorina pescatrice, lei ha bisogno delle tartarughe e sono fondamentali per i nostri uomini. La signorina pescatrice ci penso io a portarlo. Oddio mio. No, vabbè, ma io dico per la respirazione, ma le tartarughe possono permettere sì. la respirazione nei fondali marini e quindi magari fare esplorazioni maggiori, cercare tesori. A proposito, mi dica. Ho trovato un libro. Quindi aspetta, lei la signorina proprio ha detto di bonificare come investimento a sto punto, magari ha più senso come investimento pubblico di far trovare un paio di case magari. Sì, abitazioni, esatto. Sì, direi che si potrebbe anche una, anche un tipo, po' la zona. Tipo case popolari, case in cui possono vivere due o tre persone insieme. E sì, costruire abitazioni popolari e pagare semplicemente la tassa. Secondo me si dovrebbe anche. Si dividono tutti quanti. Secondo me si dovrebbe anche fare un lavoro di deforestazione. Investimenti anche, cioè, sì. Questo. Questo possiamo subito. Anche parlare un attimo col boscaiolo. Potremmo aspettare il boscaiolo, infatti. Però. Cioè, prima che se lo cerchiamo ci mettiamo 10 anni. Voglio chiedere una cosa perché ho pescato un libro che si chiama Oh, porco. All'acqua e non capisco a cosa serve. Ah, non lo chiedere a me. Devi mettere tipo nei piedini per Gilberto, mangia che lei non ha vita. Per nuotare di più, però non lo so. Ah. Oddio. Ok, intanto che aspettiamo Turi, andiamo a vedere un po' la situazione esterna. Ah, signor sindaco, venga un secondo. No, un attimo. Signor sindaco, venga. Sì. Rispetto alla richiesta che le ho fatte prima di Bebiale. Sì, mi dica. Quindi cosa faccio? Gli faccio mappare inizialmente il Blackwater e poi dopo... Sì, ha più senso una mappa sia dell'avamposto pirata che magari abbiamo nelle vicinanze, ma più che altro anche soprattutto Blackwater, almeno sappiamo quello che abbiamo da vicino. Ma invece per quanto riguarda l'isola gli dico no, categorico. Per ora è rischiosissimo, non credo che siano felici i pirati che siamo in quelle acque, quindi evitiamo di danneggiare ulteriormente la situazione. I ecco. Nostri rapporti, sì. Per ora cerchiamo di un po' ignorarli. Ecco il signor Turi. Ciao signor Turi, buonasera. Allora signor Turi, noi abbiamo un progetto importante da fare. Abbiamo degli investimenti pubblici da fare. Lei per caso ha delle specialità nelle costruzioni? Ha una qualità nel costruire? No. Ok. Allora, noi serve un boscaiolo. Dobbiamo fare una deforestazione di una certa area. Ok. Quel legno lo diamo ovviamente a lei e la paghiamo per questo lavoro. Quindi noi vorremmo già iniziare stesso oggi questa cosa. E... Il pagamento è già fatto con il legno che gli lasciamo. Sì. No vabbè, oltre al legno gli diamo anche un pagamento perché rubiamo il tempo alla persona. Vorrei parlare con Felipe. Felipe, lei viene a pennello qui, venga un attimo. No vabbè, decidiamo noi presto, tranquillo. Felipe, ciao. Senti, lei ha che tipologia di abilità nelle costruzioni? Essendo minatori, lei ha una buona mano sicuramente. Essendo che non ci sono costruttori, abbiamo bisogno di un edificio non troppo grande né imponente. Vabbè, dipende che tipo di costruzioni. Dobbiamo fare semplicemente una casa popolare. Una casetta modesta, un 10x10, dove permettiamo a chi vive lì di vivere in quella casa appunto popolare. Ma senza comprare il terreno per costruire la casa. È meglio farla in altezza, così ogni persona sta a un piano diverso. Ma capi quanto tempo ci metto? Ma tu si passi. Ci metto un po' più tanto, insomma. No, è meglio fare una casetta normale. Io se lo faccio in basso, Dai, signori, su perché per fare una cosa del genere ci stavo mettendo tipo 5. Minchia, porca puttana. No, e credo che. Almeno l'ha finita poi. Ma non è vero, se c'hai tutti i materiali ci metti un cazzo. A fare una cosa del genere, quindi non ci mettiamo tanto. Ma in teoria no, se non è che io posso un bravo costruire, anche la signorina se date un giorno, cioè la fa in un giorno. Sì, ma vorremmo farlo proprio adesso, quindi se lei mi dice che ha un po' di tempo andiamo adesso. Però bisogna i materiali, che materiali volete? I materiali li prende proprio Turi davanti a te. Il legno non ci interessa, è una casa popolare, sì, non cerchiamo una casa fatta in un certo modo.
Ok, devo un lavoro e poi posso finire. Va bene, allora l'aspettiamo al porto, stesso al porto militare, va bene? Però aspetta. Se non le dispiace, signor sindaco, io andrei a scortare Baby Ale a morfare. Sì, intanto parla un po' un attimo con Baby Ale. Vado a comprare Turi, lei è già un marinaio anche, quindi... Quando tra, non so, finisca quello che sta facendo e poi venga stesso al porto che partiamo, va bene? Va bene. Si è conclusa la sessione e andiamo a controllare. Abbiamo queste cose da fare, urgenti. Ah, una cosa, la mia attività è ancora chiusa, giusto? Quale attività? Quindi posso chiedere una cosa? Sì, per ora sì, cosa? Vieni un attimo con me. Di quanto al muro che dobbiamo fare, no? Visto che c'è bisogno di molta pietra, io stavo pensando a questo tipo di pietra. Già abbiamo molta, no? Penso. No. Ti posso dire che nemmeno un quarto del progetto che vuole fare Gabriel, quello è il problema. Addirittura? Sì, quello è il grosso problema. Allora, vabbè, venga un attimo con me, intanto. Anche... Ciao, signor... Come odio queste cose? La gente che non sa puntare. Ok. E entrambi conveniamo sul fatto che andare all'isola pirati, di pirati è troppo pericoloso al momento. Però vediamo un po' dell'avamposto dimmi. Qua davanti a noi. Sì, ok. Water dall'altra parte. Quindi la per fare. E l'avamposto è rischioso. Raga, poi ci vediamo un attimo al porto e decidiamo chi deve partire e chi rimanere al villaggio, va bene? Ma fatto il duello. Okay. Ah, duello, no, ho preso il cannone di Barba Nera. Un elmo, diamante, un corpo di diamante. Non e ho preso una niente, capito? Il buon fa niente. Però ti posso dare qualche spada, ma tu nemmeno puoi usarla, la spada, quindi non no, vabbè, però la prossima volta dividiamo, capito? Se capiterà. Ho un arco se vuoi, comunque. No, nemmeno l'arco non fa niente. E hanno dovuto male, solo che le c'avevano. Ora, vabbè, dico la prossima volta mi davi un elmo, capito? Per dire. Però mo c'è alla fine me ne ho tutto in pasta. Ah, se sai tu lo perdi, te lo do io, non c'è problema, guarda. Bravo. Questa che me lo dice, tanto sta... quando è venuto solo gli ho dato la spada di diamante, queste cose così, tanto non me ne faccio un cazzo, alla fine. Ma che dobbiamo fare, Monti? Che avete parlato? Allora, abbiamo fatto delle scelte. Attualmente dobbiamo fare... Questa no, è una proposta dal ministro delle infrastrutture, costruire le abitazioni popolari, magari per chi si trasferisce lì c'è la casa popolare che possono pagare semplicemente, porco Dio, la tassa a posto di farsela costruire. Poi vabbè, le altre... Sindaco, io comunque sul fatto del muro che dobbiamo mettere, io sinceramente qui dove sta la stazione non lo metterei proprio. Ma il muro è un problema, anche la formazione del paese. Vabbè, comunque andiamo che gli altri si stanno preparando. Perché è abbastanza inutile metterlo, che lì non attaccheranno mai. Andiamo a parlare con Turi. Sei pronto, signorina? Oh. Turi, perché stai senza armatura? Perché così non si rompe. Devi metterla, Turi. Eh sì, vabbè, adesso dobbiamo andare a lavorare. Comunque, niente, Ben. Allora, decidiamo un attimo le forze militari. Dobbiamo un po' gestirle meglio. Allora, io direi al nuovo villaggio. È un parolone perché i poliziotti se ne hanno dato uno. E sta Daniel, il signor arabo qui. Allora, l'unica cosa che possiamo fare, o lasciamo, o i marinai entrano. Vabbè, lui deve per forza venire perché deve anche tagliare l'albero. Quindi, allora, o il marinaio. O tu, uno dei due deve rimanere qui a protezione. E invece l'ammiraglio, o in questo caso viceversa, viene dall'altro lato. Guarda, può restare Panzer qui. Secondo me. E quello là è un pochettino più... Sì, ma non so da solo. Ma che sei pazzo. No, io copro la parte sinistra della città. Lui copre qua dove sta il faro. Ma chi è che rimane qua, scusa? Tu e gli otto dovreste rimanere. Oltre a noi. In che senso? I tu civili. Devi venire con noi. Vabbè, no, dico dei civili. Dei civili c'è Nati? Vabbè, c'è Nati e basta. C'è Baby Ale? Vabbè,
La periferia poi, vabbè, non penso che la periferia. La periferia, beh, sa il signor Felipe, vabbè, ma qui non c'è mai. Felipe quindi... è pronto a proteggere la periferia. Il problema secondo me è portare due persone di grado alto come l'ammiraglio e il capo poliziotto è un po' rischioso. Ma scusami, porti il capo poliziotto se poi attaccano mentre state... ma infatti è quello il problema, capito? Il capo poliziotto... Ma più che altro voglio venire per vedere un po' la situation, capito? Ma tu sei più da... tu combatti, non combatti in mare. Se ci beccano in mare sembra una merda. Vado un attimo alla mia officina perché mi sta chiamando Bebiale per le bussole. Vai, vai. C'è il signor ammiraglio che può difenderci. L'ammiraglio deve stare in mare. No, non è capito. Sì, dobbiamo andare in mare, infatti, no? Guarda, Vabbè, comunque io posso restare qua, però magari... ma infatti sarebbe meglio le forze poliziotte a difendere la città, che è un marinaio. Sì, guarda, stavolta resto qua che è meglio, guarda. Che dovresti rimanere tu o Daniel... Allora, Daniel te lo dico, è molto forte corpo a corpo, Sì, Daniel è fatto qua poco più, magari sull'arco, visto che sto a terra, l'arco lo posso usare, quindi... Anzi, può usarlo, perché è un... No, no, ma non c'è, non è perché tu sei a terra, perché tu sei il capo poliziotto. Solo il capo poliziotto e l'ammiraglio possono usare le due armi. Sì. Io direi, secondo me, Turi e Panzer devono venire con noi. E i due poliziotti rimangono in città. Da solo? No, no, tu sei con gli otto. E non ne siamo pochi. No. E se sei... Se... Vabbè. Due siamo pochi, però. Stavamo poi io e Daniel, non è che cambiavamo molto. No, cambia perché cambia perché tu nel mare puoi combattere, tu li puoi combattere, l'ammiraglio bocca a lui no. No, ma più che altro Panzer, scusa, che mi viene a fare che vuoi? Perché stiamo andando tipo il doge e l'ammiraglio, due persone di grado alto nel villaggio. È la stessa cosa con me, scusami. Quindi che cambia? Però se catturano solo te, catturano solo te, capì? Non catturano due pezzi grossi. Sembra un guaio però. In più è diverso, voi potete disertare e scappare. Noi se ci beccano nel mare siamo nella merda. Vabbè, fate come meglio credete. E poi ripeto, c'è Daniel che è forte nel corpo a corpo. Ma di Daniel è una recluta per ora per me. Quindi non lo so come lui difenderà, capito? Va bene così, dai, posso stare... È per forza, dobbiamo per forza dividerci così. Capito, quello è il discorso. Più che altro avevo bisogno di Panzer qui. Vabbè, comunque. Hai troppo paura, fra. No, più che altro non è ho paura. È più che altro che se qualcuno che guardi anche sull'avamposto, Quello è fatto. Posso fare tutto da solo. L'altra volta c'è Daniel. E Daniel, scusa, che fa? Guarda l'avamposto e basta. Vabbè, comunque andate. No, non guarda solo l'avamposto, lui ti aiuta. Cioè, voi dovete fare attenzione. E lo so che avete più lati da guardare, ma che dobbiamo fare? Questi siamo. Noi abbiamo bisogno di andare lì. Una cosa che dovrebbe decidere l'ammiraglio, comunque vabbè. Vai come meglio credi, vai. Non decide l'ammiraglio, decido io, in realtà. Comunque, niente, andiamo, intanto spostiamoci. Ti sono partiti gli altri. Come sono partiti gli altri? Chi è partito? È già andato Bebiale. Ma Bebiale, ok, ma deve mappare un'altra cosa. Ma dobbiamo aspettare, okay. Dobbiamo aspettare pizza. Aspetta. Ah, ok. Daniel, tu vai da Ben, state sempre insieme, non vi dividete troppo. Ma chi? Come? Carlo, dovete voi proteggere la città. Ah, ok, arrivo su. Ah, mamma mia, guarda qua che dobbiamo fare. Tu ce l'hai le asce, vero? Sì, 10. No, porco dio, 10. Cazzo, deve avere tutte queste asce addosso. Che ne so.
Purtroppo, ragazzi, la situazione è un po' così. Dobbiamo tra fare così i trasferimenti, eccetera. Tarazza, Vale una cosa. Tu mi dici? quindi domani non mi puoi accompagnare. Cioè io ci faccio tanto per non muovere la casa e io già scendo che da già con me. Non me lo venire a prendere. Ma tanto devi farlo 5 giorni, pare che la fa per un mese. 10. Ma se tu hai detto un corso metà è un punto e l'altro metà è un altro. Oh, quando è domani? Ma a che ora devi andare domani? Madonna, mamma mia. Guarda che devo rimanere un'ora lì che c'è la pausa pranzo, io non so che fare. Tutto ok? Abbiamo preso in passato. Lì sta l'avamposto, là al faro, io sto qua. Ok, sta arrivando pizza, andiamo. Boh, raga, partiamo. Vedi che Gilberto è con Bebiale, quindi ha la Sono circondo. già. Stanno mappando. Sì, quindi loro sono intermedia tra noi, eh. Quindi se ci sono bisogni, speriamo che arriviamo Ma ai momenti chi sono le giusti. forze che possono combattere, diciamo? Le nostre, tutti quelli che vedi. A Daniel? Io? Daniel, sì, è un poliziotto. Si è stato reclutato. Mamma mia, comunque devo dire Vieni, basta. Signor, Gilberto, ci aspetta che andiamo? io ho portato. No, devo aspettare il signor Beviale, che deve venire anche lui a Ok, battere qua. allora ti do le indicazioni, giusto quelle importanti. Essendo che tu stai Sì. facendo mappare, fai attenzione sia a questo villaggio che dall'altro, visto che stai tra l'intermedio, buttalo un occhio se vedi i pirati in zona. Sì, abbiamo già Non mappato combattere. l'avamposto e non c'era segno di pirati. Ok, perfetto. Fate attenzione, se in caso hai avvistamenti, corri subito verso il Sì. campanile, che c'è qualcuno che lo suona Va l'allarme. bene, va Vedi bene. che hai delle buone forze, ti lasciamo un bel po' di uomini. Noi intanto andiamo. Porto la cassa che ci serve per trasportare i materiali, va bene? Vado, vado. Buona fortuna ragazzi, mi raccomando, tesoriere, lei è la mia reggenza adesso. Sì. Ho portato anche un po' di pietra per fare. Signor, dove cazzo va l'altro? Oi! Scusa, ma tu un marinaio non c'ha ancora armatura? Ma Sì, ce l'ha addosso, c'ha tutto. aspetta. perché non la metti? Guarda, l'avamposta è accanto qua, che cazzo? No, ma infatti ho parlato un po' con Martina, stiamo pensando di togliere tutta sta pietra e lasciare solo l'isoletta No, sarebbe come un po' da far segno. esplodere. Tra troppo fastidio sto coso qua, che siete troppo vicini. Vabbè, questo basta togliere in creativa. Sì, lo so, ma solo quello, l'isoletta la vogliamo rimanere. Comunque è stata la prima isoletta dei pirati, è comunque un avamposto importante da controllare. Ma tu di perché continui a cambiare strada? Devi andare sempre dritto di Che qua. coglione. Non sei mai andato? Ma che poi il viaggio dei pirati è da che parte? Sempre a È sinistra? molto più lontana, è molto più bilanciata adesso la distanza. Ma Eh dalla sì. A destra o dalla sinistra? Ma abbiamo perso un sinistra, a nemico. sinistra. Non c'è più coglione. No, è là a sinistra. C'hai chunk più basso rispetto a me. Eh sì, perché sono lago. Comunque la situazione si fa sicuramente pericolosa, però intanto adesso dobbiamo iniziare a provare la ricostruzione del villaggio. Ma gli paga poco per questo, scusa. C'è stato proposto proprio dal ministro delle infrastrutture la casa popolare. Allora, ma quanti appartamenti volete una casa popolare? Ma non troppi, ma proprio qualcosa che comunque due o tre persone ci possono vivere Io pensavo di tranquillamente. farla di due piani. Boh, puoi farlo, se tu dici che ci metti poco, fallo. In Intanto lui deve sotterraneo comunque piano. deve disboscare, perché dobbiamo fare la bonificazione di una certa area. Ok. Sempre se c'è, arriva. Fai coglione. Sta lì. Ok, vediamo già le coste di Blackwater. Ma mi pagate se faccio sta roba, scusate. Certo. E quanta? Ti diamo 40 monete di rame. Qua. Anche a Turi. Io? Tu Tu mi già vieni chiami? pagato a prescindere. Ho capito, ma siete tutti extra.
Che extra? Ma che extra? Tu l'ho le chest lasciatele anche se vuole. No, no, ma vogliamo solo togliere la pietra per la bellezza. Attenzione. Stanno di sparagli. Questo è perché non si mette l'armatura. Questo è perché non piazza le due cazzo di torce qua. Ma è tutto buio, ma che c'è questo villaggio? Oddio. Comunque certo, veramente le torce si potevano mettere. C'ho della roba di Ture. Tieni Ture la tua armatura. Ma due cazzo di Yokan, metti la sta armatura. Ah, tieni. Sì, grazie per essere messo un po' di... Cioè, veramente non c'è una torce. Almeno sulla costa, così non sparano i coglioni. Allora, signor Turi, la bonificazione che dobbiamo fare è da quest'area fino al comune. Quindi tagliare quest'albero, per esempio, toglielo perché è brutto da vedere. E tutti gli alberi che abbiamo davanti. Allora, Pizza, penso che dobbiamo aspettare un po' la situazione. Come troppi modi, dobbiamo togliere questi alberi. Sai spero che queste tartarughe... Cioè, il pezzo di tartaruga si prende solo quando si scudano le uova. Ma se uova sono chiuse da tipo da una vita. Perché qualcuno deve stare qua. E il problema ma no, tanto non servono adesso comunque. Sì, ma droppa la roba solo se... Cioè, solo da quando si scudano le uova, capito? Ah. Quindi o si fa automatico, una cosa automatica. Oh. Ma invece di farsi case del cazzo, perché non si fanno 10 torce di piazza? Vorrei mettere le torce, sai. Cazzo, fai torce, madonna. Ma dice al porta? Ah, sono l'unico che ci viene. Ah, ti potete andare a dormire in villaggio, per favore. Vabbè, capita ogni tanto. Ma se vuole me ne torno a casa e dormo un po' finché non si fa già. Così non siete preoccupati. Vabbè, torno alla raccolta da giorno. Massimo può anche chiedere al sindaco che è qua presente. Ciao, salve. Allora, signor sindaco, le ho portato baby alla zona. Per mappare, perfetto, perfetto. Tornerai indietro. Tanto... Sì, sì, tranquillo. Qua stiamo bonificando, vedi? Sto facendo la bonifica fino al comune, va bene. Anche ad esempio che Turi aveva barca singola, quindi può portare a casa lui al massimo il viale. Io tornerei per nel caso in cui serve protezione per la città. Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Noi intanto ci cerchiamo. Ci rivediamo allora in patria. Va bene. Buon viaggio, signor ammiraglio. Ok, sta arrivando giorno da solo. Occhio creeper. Signor Doge. Signor Doge, cazzo. Sto piantando. Oggi è nata la tartarughina, venga a vedere. Sì, eh? Sì. È una merdina nell'acqua, guarda. A due ce ne sono. Vedi? Bene, bene. Vabbè, Nati sicuramente sarà contento. Crescono, lasciano al guscio. Guarda, sono nell'acqua quelle merdine. Si è visto? Che schifo, ma chi è che ha fatto? Ma Beviale, lei non era con l'ammiraglio? Come? Ah, lei... Ah, ok, no, l'ammiraglio è tornato da solo, pensava che eri con lui. No, no. Io... Hai fatto? Ah, sì, ho fatto due mappe, non è che ci sia molto, guardi. Aspetta, questa è la prima. E questa è la seconda. Ah, ok, va bene. Dove sono le altre?
Dove sono le altre mappe? C'ho solo due. Ah, due. Ah, ok. Ah, intanto sì, faccio una cosa, per ora mantenga lei questo. Sì. Ok, stiamo quasi bonificando tutto. Allora, signorino pizza, Felipe, lei può già iniziare a costruire, se vuole. Mi dica dove, però. Io le direi tipo qui, che cos'è tra il porto e la città. E... questo è il villaggio. No, qua. Di... Vabbè, fai dove cazzo vuoi. Sì, stiamo finendo la bonifica del territorio. Quasi un po' di legno e incominci. Legno? I turi, dove cazzo? Turi, dove è Turi? E sta tagliandolo. Aspetta. E dove cazzo? Dov'è? Dove cazzo è andato? Turi! È morto. Ah no, è lì. Signora. Ciao. Intanto vado a piantare questi alberi che sono sempre buoni per spawnare i mostri. Ah, vero, mi sono dimenticato di mettere il cartello qui. Vai, facciamo una cosa, mi scoccio di andare a fare casino. Sì, sì, è libera la porta, puoi entrare adesso. Mercato. Mi piace la casa nuova. Di Osiris. Trovi tutto. Parla sempre mio marito. Mi ha buttato sta monnezza. Ma gli dica di non ripiantare gli alberi, figa, che sennò è una merda. Alberto. Quanto deve essere grande? Fai un 10x10, che ne so, una misura adeguata. È troppo piccolo. Fai 7x7, che te devi fare come cazzo? È troppo piccolo, dico. Ah, e fai come vuoi. Se no non ci stanno, cioè, se devo fare tre mini appartamenti, non c'è. Serve. Signor Turi. Signor Turi. Signor Turi. Puoi anche fermarti, bastava lì. Solo quella era l'aria. Qua puoi ripiantare gli alberi qua dietro. Cioè, se devi ripiantare gli alberi, puoi tutta la zona esterna intorno. Perché ci permette di spawnare i mostri, capito? Che servono. Ok, perfetto. Allora. Come arriva? Scappare via dal giocatore. Assumare le altre campane? Perfetto, vedete, adesso si respira di più quest'area. Abbiamo una visione più ampia.
Eccomi, allora, Baby Ale, quanta mappatura hai fatto? Hai fatto anche dell'oceano, immagino, no? Dell'oceano no, devo fare la ritorno, cioè. Ah, ok. Lei non so quanta mappatura ha fatto, però ovviamente immagino che non è facile farlo tramite oceano, giustamente. No. Nemmeno. Boh, come le sembra il nuovo villaggio? Questo, vedi, Bello. è il mercato proprio di Osiris. Questo è un mercante di Osiris. Per ora non c'è niente perché ancora non abbiamo messo niente per ora. E Ma cosa state sicuramente. costruendo? Questa è una casa popolare. Per chi si trasferisce, si trova già una casa, non deve comprare la casa. Paga semplicemente la tassa di. Il Quella gioco. classica di tutti, sì. Eh Bella. sì. Stiamo cercando un po' di iniziare a espanderci qui perché il mercato delle tartarughe e slime sono fondamentali per noi. E comunque anche qualcuno se ha bisogno un po' di riposo, magari sta cacciando, deve passare la notte, trova i letti e tutto qui. Beh, comunque niente, vedremo come andrà. Capito. Allora, tutto a posto, signor Srubbalentor, no? Non ci sono pericoli. Sto facendo, sto girando, ma non vedo niente. Non vede niente, ok, no, per sicurezza perché No, comunque non si sa mai. Più che sì, giusto. altro qui non abbiamo campane, quindi non siamo troppo lontani. Ma non so se i pirati hanno una conoscenza di quest'area, sinceramente, perché non credo che loro gli interessino paludi e territori così. Soprattutto se sono poveri e ancora malmessi. Allora, guarda come si Mi impegna. riuscite a prendere un po' di sabbia? Chi vuole Qualcosa? farlo, ragazzi? Qualcuno c'ha una pala, faccio io in caso. Io no, io no, non Io c'ho. no. Chi è che ha pale? Io no. C'hai pala, pietra, pizza, che faccio? Figa, falla. Non c'ho niente Faccio una pala di pietra. Aspetta, dovete rompermi sto pezzo di pietra. Col piccone, c'è un Ma secondo te piccone. io ho un piccone, sono il doge di Okan. Oh. Hai il piccone? No. Fra, cosa c'è? Perché dovremmo avere picconi noi? Prendila con le mani la sabbia, fate fatica, Ah, cazzo. andiamo, mamma mia. Ma ti rendi conto che cosa sto facendo? Sì, Ciro. Allora, devo andare un attimo in bagno io. Mi metto un attimo. No. Sto pisciando sotto.
ai. Eccoci qua. Allora, comunque Marti, non avete legno? Cioè potevate scambiare con noi commercialmente con legno, manetta. Dovete sempre fare i cattivi e fare le guerre. Cioè potevo aprire un grande commercio di legname con noi. Oh Vale, vieni qua sopra un attimo. Dove? Ok, arrivo. Che visto? Guarda con il cannocchiale verso la montagna. Eh? Vedi quella parete di cobblestone? Che c'è ferro? No, cobblestone. Con due torce a fianco, come se fosse una porta. Dove? Verso la montagna, vicino alla... Ma abbiamo esplorato anche noi tempo fa il vostro, il coso là. Possiamo dare un'occhiata se volete andare. Ok. Però mi sembra che sia una nostra ex esplorazione. Possiamo andare a controllare. Oh, controllate perché sì, andate, dai. Vieni a sbrillare. E come faccio a ritornare a casa? Lo so, Bebiale, tu vuoi tornare a casa, giustamente. Non voglio farti rischiare di andare da solo, però. Se devi tornare a casa... Ma tu c'hai le mappature tutte? Di questo posto due me ne sono servite. Solo due hai fatto? Cioè, hai fatto totale due mappe? Per questo è un posto, sì. Okay. No, e dico in generale, quante mappe hai fatto per oggi? Ho fatto quella dell'avamposto dei pirati. E questa. Ok, va bene. Oh, fai una cosa, secondo me puoi anche tornare da solo tranquillo. Sì. Tanto sai, no, come si torna sempre dritto per dritto. Sì. Okay. Quante navi ci sono? Tre. Ma aspetta, non abbiamo nave per te. Tu, aspetta, scusami, quanti siamo qui? Sono tre persone, uno, due, tre. Aspetta, andiamo a farlo. Ma non so perché l'ammiraglio ti ha lasciato solo, teoricamente doveva portarti con lui. Oh, Beviale, senti, teoricamente qua Gabri doveva portarti con lui, non doveva lasciarti da solo. Ok, vai. Quindi facciamo così, facciamo finta che ti ha portato con lui. Non abbiamo proprio legno. E questo sto dicendo. Potevate anche fare tantissimi scambi commerciali con noi. Cioè, non è che subito le guerre, massacri. Tu sei più pacifica, dovresti proporre questi scambi. A proposito, fammi controllare i ragazzi. Hanno aperto. Porco Dio, mi sono cagato in mano. Pizza, Gesù Cristo. Che cazzo hai fatto? Che era quello? Era un buco nostro, vero? Sì. L'avevo detto. Mi ricordo che perché avevamo esplorato quella montagna, abbiamo esplorato là dietro, c'è una grandissima miniera, ma è enorme, fra. Veramente nessuno enorme. Nessuno ci è andato? No, nessuno dei nostri. Per questo volevamo dire a qualche minatore di venire qua. Ok. Il comune protegge tutti. Tieni. Ok ragazzi, è tempo di finire la casa e poi quando torniamo paghiamo Turi per i... Allora, il legno è tutto tuo, Turi, ovviamente. Capito? Ok. E poi ti paghiamo per il lavoro. Ma quindi quando c'è il trasporto merce io non prendo niente? No, vanno sempre a comune i soldi.
extra, non prendo mai niente io, è incredibile. Cazzo di extra vuoi che già siamo morti di fame? Ma morti di fame, stai in esort. Non so che farmene, mi regalo. Beh, in realtà voi farete girare un bel po' di soldi con i trasporti, quando ci sono trasporti tra villaggio e villaggio. Ma a me non cambia niente. Ma i due ragazzi secondo te verranno qui? Secondo te? Ma chi è? Stasera no? No, non stasera, intendo... Quando... Forse quando verrà Buff, sì. Cazzo, la colonia dei Buff, la Buffone. Sì. Io direi di spostare Buff e quei due qui. Vediamo la responsabilità del bilancio. No. Sì, ma come no? No, di ma secondo te non tanto se verranno una volta alla settimana. Eh beh, noi giochiamo due. Allora, che cazzo sono i a fare a Sabre, scusa? Ma no, ma è il mio presentimento. Non so manco perché me l'aveva detto che stasera non ci sta. Ah, ma Buffo lo so perché l'aveva detto. Ma anche gli altri ragazzi l'hanno detto che non c'erano. Perché uno aveva il clash. L'altro ha detto non lo sapevo perché si vergognava di stare da solo poi. Vabbè, ci sta. Oh, se metti da me sei questa. Cioè, ci stanno lì. Gli altri dall'altro villaggio non dormono nemmeno. Comunque, no, vabbè. Scusami. Se è una volta sette non ha proprio senso che si univano. Cioè... No, ma è un cioè una mia cosa, non lo so. Può essere pure che verranno sempre. Anche sono così scarsi che non riescono a venire, che non sanno gestire qua. No, ma perché non. Cioè, si vogliono divertire anche. Non è che beh, si mettono qua a gestire il villaggio. Ma che è che oggi non si è connesso Calogero? Ah, comunque Giovi, chi era il cugino di Calogero, vero? Sì. Ha rotto i coglioni Giovi stavolta, ve lo dico, eh. Se venerdì non viene e poi rifà di nuovo che sparisce 370, ve lo dico, lo levo da mezzo. Devi dirlo a lui, mica a me. Lo so, sto dicendo a Turi che parla con Alex. Sempre se c'è ci sente. Che sì, non ha... che non ha senso che viene una volta e tre no, cioè... Però fai conto che lui per conto della scuola si corrica veramente ma veramente presto. Mi piace il motivo così. Lui risponde. Ma chi Calogero? Sì, fra lui. Ma non sto dicendo Calogero, sto dicendo il cugino. Non lo so, gli viene quando vuole. Non sto dicendo di venire tutti i giorni, ma non una volta ogni quattro sessioni. Detto? Aiutami a togliere questo legno del cazzo. Niente. Io non guardate me, non ce lo lascio, c'è bastoncini se vuoi. Mi piace così la casa, un po' mattone. Sì, perché sembra da povero. La fabbrica però. Vabbè. La povera, La casa popolare, panza. Insomma, con quello che so, ho pietra e legno, ragazzi, non è che posso fare. Non toccatela. Api fuggitive. Pure questa qua sotto? Sì. Oh, no, l'ho fatto apposta. Poi che altro, boh, cioè, com'è possibile che siamo 32 player e sono entrati 14-15, boh. Cioè, tutti morti. Vabbè, è capitato modo, fa niente. Sì, che cazzo, bro. Mi piace voi, che invece di darmi una mano, non state già a fare. Sei tu il costruttore adesso? No, sono un costruttore, però. Momentaneamente sì. E mi sto inventando roba al momento. Una motivazione per essere il costruttore. Certo che si vede, figlio di puttana, che non so mica costruire io. Allora sono un marinaio e devono proteggere le cose. Anche se sono onesto. È venuto bene. Oh, è una prigione, va bene. È un carcere. Per i pirati. Questo potrebbe essere in futuro, quando non ci saranno più case popolari, dentro la prigione. Mica male. Bravo. Ma come sei avanti tu? Io sono intelligente. No, ma ho sbagliato, non ci posso credere. No. Non fa niente, va bene, va bene. Va bene, ci sta. No, mi crea disturbo, ragazzi. Ma no, va bene. A poco. Cioè, capite di cambiare. Io fa essere sbagliato, scusa. Capite di cambiare tutta la parete poi. Ma poi qua, ma mettile no, bene no, le scale. No, ho sbagliato due cose. Mettile bene le scale qua sopra. Qua sono i colpi. Scale.
Vabbè, se c'è una sparatoria si sta sicuro. Vai, porca. Dai, ti manca solo il tetto. E un paio di lette. Che non abbiamo. Dio madonna. Mercato internazionale. Sai che vuoi farla di un piano in più. Dei sempre in più. Perché almeno faccio due piani, uno sotto e uno sopra sull'esterno. Ai ai ai. Ma io non sto qua, come faccio? Vale, ma Among Us lo porti? Magari non oggi, ma dico... Se dirò la maratona? Che cazzo ne so quando dirò la maratona? Ah, Vale, senti, ma quella tattica del finto FK ti è piaciuta o no? Ho voglia. Dicelo, io lo sapevo che tu eri FK, te lo giuro. Ho detto farà scorrere il sì, tempo. Sì, ma perché Dani è morto, minchia, al primo turno, ma come si fa? Allora andiamo a inventare qualcosa. Vai costruttore, vai. Costruttore ci mette poco troppo per non essere pronto. Mamma mia, costruttore, ci sto mettendo a rischio la nostra vita. Mi sto inventando le robe al momento. E non fa niente per i poveri sta cosa, ma fa la pure senza te. Peggiore che sono capace di fare. Ma falla senza tetto che manca qualche blocco. Fa il pavimento di terra, facciamo qualcosa di veloce. Aiutatemi a piazzare queste cazzo di slab. Non è possibile. Scusami, e lei questo è lo solo, lo paghiamo per un po'. Ma non mi paghi un cazzo oltretutto. 40 minca. 40, già abbiamo parlato. 40 per una casetta di merda. Ci ho messo pure io i materiali, cioè. Ah, e non va bene questa cosa. Allora facciamo 50. No, 64. 50. 64. 50. Ho usato 3 stack di pietra. Wow. Ah, tu la scavi la pietra. Prima di tutto mi avete rotto. Cioè, perché cazzo devo farla io? Cioè, voi non siete capaci di fare una casa del cazzo. No. Peggio fosse... di io non so un'ascia. Ce l'ho io, te. Dai, mi hai fatto cadere qua dentro. Dio cane. Suca. Intanto faccio il cartello, aspetta. Oh, tu rilanciami 6 pezzi di legno. Oh. Agiro. Agiro. Qualcuno c'ha legna? Io no. Faccio io i cartelli, dai, non rompere i coglioni. Che cazzo servono i cartelli? È la schi casa popolare. Vabbè, rendo fuoco la casa. Turi. Dai, cartella, gente. Mamma mia, un po' di legna. Pizza, devi pagare le tasse, però. Pure. Pizza le basi. Cazzo, non ho pagato le tasse. Pizza evasore fiscale. Allora mi sa che gli diamo 40 veramente. Quante te ne servono? Ah, dammi 3 e 2. Ok.
facciamo così, e invece di farmi pagare le tasse non le pago, però costruisco questa gratis, va bene? Ma tu sei scemo, come le tasse? Che cazzo vuol dire? È uguale, tanto sempre lo Stato, insomma. Casa popolare. Dobbiamo portare un libro qui. Mi sa che devo comprare il libro di Baby Ale. Ragazzi, si può dire? Ma che cazzo è successo? Ah, non si passava. Che schifo. Allora, ho già deciso. Come facciamo il living room? Ok. Ma che è il living room? Fai il suo tetto, andiamo via. Oddio, non posso farlo. Ma sono due piani dove devono abitare due persone diverse? No, sotto faccio la zona comune, sopra le case. Allora, lei cosa le fa bene? Oh, no, sulla carta doveva venire bene, poi... Turi o Panzer, chi vuole venire un attimo con me? Andate tutte nel villaggio. Basta, vabbè, non sto qua un minuto di più. Vabbè, ciao. Andiamo in città un attimo. Perché mi serve. Devo portare. Fra. Cosa? Posso andare io. E pago le tasse e poi. Ah, va bene, vado. Va bene. Domani vai a scuola, giusto. Beh, andiamo tutti, andiamo tutti. Sì, dai, pizza si arrangia. Faccia strada. Oh, e fai strada, good note. Vado? Vai, vai. E a te stasera. Aglio, mi hanno detto in live che c'è un pirata che sta andando a prendere la cesta all'avamposto. Gli facciamo la sorpresa. In live mi hanno scritto: sta andando Ale a prendere le ceste nell'avamposto. A prendere, vai, le ceste. Subito, su, facciamo una bella sorpresa. Ma le cose dentro le ceste le possiamo prendere? Ma abbiamo già preso tempo fa le cose di da loro. E vabbè, magari c'è qualche altra cosa inutile, però è sempre un blocco in più. Ma no, non c'è un cazzo proprio. Vabbè, io voglio vedere. Possiamo vedere? Almeno vedere? Se c'è qualcosa. Che prende? Ma sta già lui. Ma dai, ma sta prendendo le casse, ha detto. È andato a prendere le casse. Vabbè, voglio vedere se c'è qualcosa, è il mio diritto. Allora, Martina, visto che ci hai detto che Ale sta andando lì, stiamo andando a chiudere Ale in un angolo. Che fa? No, ma vado là per vedere delle casse di Ale. Ah, non c'è niente, già però... visto, c'è terra. Ma allora, ma posso vedere almeno? No. Se io voglio vedere, non mi cagare. Ma che quella dietro di te deve tornare, vorrebbe andare a dormire. Ci metto un minuto, non è... Vai. Ce l'hai un piccone? Io no, ma lo posso fare, cioè non posso farlo. Posso ma guarda niente. Che ci sono le entrate. Dobbiamo fare tutto il giro, dobbiamo fare. Ah, c'è l'entrata qua, okay. Via, controlla ste casse. L'entrata, vabbè. Oh, guarda che cazzo fare. Ciao, Scogna. Ciao, Scogna. No, non stiamo giocando RP. Quel coglione sei incrippato che devi vedere nelle casse. Va bene, sei contento? Ma guarda, veramente non c'è niente. E cazzi a cazzo, che mi prendi? La mannezza. Guarda, ti lasciamo loro. Facciamo così, io ti do la roba in precedenza e tu ti dai l'arco. Mi dovresti dare, guarda là, ma qua sotto cosa c'è? Niente, era una ex miniera. Ma come niente? Ma tu sei ubriaco? Ma siamo venuti 3 volte 10 anni fa. Ma la faccio pazzo, ma guarda che sta qua. Cosa? C'è un campo peggio di Calogero. No, non bestemmiare. Non c'è niente. Il campo un tempo. Sono vecchi campi, ma giù mi pare che c'è la miniera poi. Mi pare. Sì, infatti. Giù c'è poi la miniera. Ah.
Ah, Fra, noi una volta abbiamo saccheggiato e si erano scordati qualcosa, tipo un po' di ferro, ecco, ma poca roba c'era. Non c'era niente, poi. Già avevano portato, perché sono scemo. Che hai fatto? Niente. Che cazzo dicevo? Boh, possiamo tornare a casa? Gentilmente, che abbiamo da Sì, fare noi? è. Ciao, Scott. E chi ci vedo qua? Ma chi è? Ma dov'è? Ma È comparso da nulla. infatti, magia. Guarda, è comparso così all'improvviso. E c'era, fino a 2 secondi fa. C'è il TP, non lo sapevamo. No, sono venuti a salutare Scogna, perché Mattina ha detto in live, c'è Scogna, ma non uccidete. Ha detto grazie a cazzo che non uccidiamo. Comunque Marco, una cosa, ma queste mura, no? Essendo che ora prendete tutto, ma queste mura che sono brutte da vedere nel mare, perché non le leviamo e lasciamo solo il ricordo dell'avamposto? Che a me non è carino vedere l'avamposto vecchio, abbandonato, eccetera. Tanto nessuno lo può difendere. Questa è una trappola. Quando entrate sopra e noi ci siamo, vi uccidiamo. Ah, ok, va bene. Pensavo che Non lo fosse... so, poi ci pensiamo. Pensiamo più che più cosa farci, cosa No, perché sicuramente mo l'avamposto manco ve ne frega un cazzo, ma ci sta che siete pochi, che senso ha difendere l'avamposto? Pure per noi è un po' inutile alla fine. hai nella cassa? Fammi vedere un po'. Vedi, non ci sta niente. No, devi premere Wow. shift destra. Tutta Bello, aspetta, ti faccio il regalo. tutto scogna. Grazie per la monnezza. Possiamo Aspetta, te andare. lo faccio io il regalo, vieni qua. Vai, shift tasto destro. Che hai fatto? Perché shift tasto destro? Ah, pensa nella cassa volevi mettere. Anche io ho un regalo, guarda. A Te l'ho fatto veramente il regalo. te. È la No, carne ho del due. macellaio. Panzer, vieni più qua. Ti faccio un altro regalo. Ah, ma è il quarzo? No. Regalato. La botto in testa. Facile, l'arco. Quindi ti faccio il regalo. Aspetta, se no annego. Vuoi la respirazione bocca a bocca da qui, che vuoi? Vieni. Per le tue mele d'oro. Non sono mele d'oro, però. Vabbè, puoi farle. Dai, andiamo, dai. Aspetta. Yeah, che questo è Dieci. quello dietro che deve andare a dormire. Ah, ok, sa lui che guida ora. Vabbè, ma sono l'11, cioè non è che Ma poi non si deve andare a dormire. Io ho detto entro che mi alle serve solo 11 le domani, ceste. ringraziando Dio, entro alle 11. Martina, devi convincere i tuoi compagni pirati di venire a comprare il Scuola legno pazza. d'Osiris. Noi abbiamo la produzione di legno più alta del gioco. Ah sì, abbastanza, solo che sono Poi, stanco. Voglio andare a ma non hai tipo dormire. 30 anni. Ma chi è? Panzer. No, ne ho Panzer. 23, sono stato bocciato Oh, quando mai? 3-4 Dai, 70. volte. Hello, siamo tornati. Guarda come controllano le coste i poliziotti con la Ehi, barca, perché con la mamma mia. barca non si. Siamo Non ha stati capito un troppo. cazzo. Neanche un pirata abbiamo visto. Bravi. Eh sì, noi sì, l'abbiamo visto. Dove? All'avamposto. Ma noi non ci possiamo andare là, Aspetta. giusto? Eccoci qua. Aspetta, raga, devo fare una cosa un attimo importante. Andato tutto bene? Ah, Doge! Mi dica. Abbiamo trovato due campani. Una sta. Oh, scusate. Una sta lì e l'altra sta al mercatino. Ma quelle servono lì. Poi posso dirle una cosa? Se dietro al Allora, devo un ristorante attimo sbaglio. pagare Turi per il lavoro. Un attimo solo. Turi, dove sta Turi? Devo pagare il pagliaccio di pizza che vuole uno stack, sennò piange. Poi mi serve, anzi, un altro stack mi serve. Che devo andare a comprare un libro, una cassa per il nuovo villaggio Bravo eletti. signor Tony, lei ha fatto l'onore Doge. della nostra Vieni, nazione. parla, ti sento. Proseguimi. Niente. Allora, praticamente dopo, sai la scala principale che poi andate piani di sopra? Se dietro potevamo fare tipo una porta di emergenza, A capito? 40 una libreria, una volta che vuoi comprare una cosa da te. Ma non è colpa mia se, boh, se, la pe se i libri costano l'ira di Dio, Gesù Cristo. Ma hanno abbassato i prezzi. Ho comprato 3 letti. Vieni, continua la storia. Comunque si può qua dietro, no?
C'era una porta per evacuare. Capito? Per il comune? Sì, per evacuare il comune, dietro. Ah, sì, beh, sì, ci starebbe. Abbiamo fatto un piano che praticamente tutto il comune... abbiamo già messo in pratica le prove di emergenza. La pescatrice sta imparando. Perfetto. Allora, ho comprato due libri. Adesso questo ce l'ho. Le casse di Gesù Cristo. Andiamo un attimo indietro. Boh, comunque il perimetro e le scappatoie sono giuste. Chi ha rubato il corallone? Non lo so, Martina, mi sono rotte così. Oggi, Seber, c'era tanta roba, veramente. Oggi c'è stato un bel RP. Siamo stati in 15, Dio cane. Da proprio fastidio. In 30, quanto è? 33, 15 player. Cioè, manco la metà. Allora. Ma io dico, no, ma se sapete che ci sta la domenica... Cioè, allora, 15... Oh, se aveva un motivo 20, 21, là ci stava, però cazzo 15, neanche la metà. Appunto. Porca troia. Raga, scusatemi, devo fare sta roba, mi scocciavo di andare avanti e indietro, quindi... TP. Dora red da pizza. Spero che sia giusto il comando. Sì, sì. Ciao, signorina. Ciao, io. Allora. Documenti. Comune. Casa popolare max 4 abitanti. Aspetta il nome, 2 9 3 9 4 9. Costo 10 di rame. Pizza. Asdruba. Felipe. Tieni. Servono 4 lettere. Tieni. Come 4? Gesù Cristo santo. E se lo vuoi fare da 4 posti servono 4. Ok. Uno l'ho messo. Due l'ho messo. Non so se ti vanno bene qua. Scusa. Due. Dove sono le altre stanze? Sono solo due stanze, vale. Ah, ok. È troppo piccolo che fanno. Facciamo così, frati, giuro, non mi dire, ma mi scoccio proprio di andare da nuovo indietro. E fare il pagamento, fai questo e fare tutto io. Non mi dire niente, non fa niente, guadagno 8 monete in meno io. Ma mi sono rotti i coglioni. Ok. Ah, perché dito che fai letti? Eh sì. Però dovevo tornare indietro nel villaggio di nuovo. Mi sono tippato da pizza proprio perché devo non farmelo di nuovo. Il viaggio. Ok, ti ho pagato, ti ho dato il rame, è tutto a posto. Quando è finito me lo dici che ce ne andiamo. Bello. Figo, figo. Allora, qua già ho messo i libri, fammi ricontrollare. Poi dovremo iniziare a trasportare risorse qui. Chi cazzo è? Ma
C'è un gattino. Oh, no, creature no. No, oh, questo no. Oh, creature no, oh, creature successo? Dio, porca, sto bambino di me, vedo. Mamma mia. Io ho sistemato un po' comune di Blackwater. Dimmi se è decente di video. Cosa? Cosa è decente? Che successo l'ho fatto? Ma è decente, scusami, è una casa popolare che volevi fare una villa. Allora. Allora, la casetta, gli ho messo i bauli, gli ho messo il letto, gli ho messo tutto. Di quello che hanno bisogno. Sì, buonasera. Ops. Strade. Vado, vado. Aspetta, come fa ad aprire le mie ancora? Ma non è che è vecchia. Che questa roba non si vede da un bel po' di questione. Vabbè, io ho. Perfetto. Va bene, io ho portato i libri, ho fatto un po' di shopping. Vai, finché attacca te. Boh, abbiamo sistemato tutto, ok. Penso che nella città abbiamo fatto degli obiettivi di nati. Costruire abitazioni popolari e deforestazione. Completato tutto. Ma abbiamo capito, completato. Io lì non ci vado mai, praticamente. Cioè, o mi date un'armatura. Un piano di. Lì non ci verrò mai. Cosa? Che hai detto? Bisogna mettere un sacco di torce su questo, sono invivibili. Lo so, con calma lo fanno poi loro, cioè, tranquillamente. Già ora con la deforestazione qua ci sono molto meno mostri. Con le torce c'è, cioè, comunque l'illuminazione è quasi giusta qui. Boh, possiamo tornare. Ah, è vero, siamo stati tanto qui. È cresciuta, no, ci siamo persi il sol drop. No, ho buttato una fuori. Sei un colpo, cazzo. Sta roba è un cesso. Ma no, possono salire, vale, ma guarda. Ma fino adesso non potevano farlo. Cazzo fai? A posto. Possiamo andare da. Torniamo a casa. La scorta non ce l'abbiamo. Sì, vabbè, tranquillo. Andrà tutto bene. Andiamo, veloce proprio. Via 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 via. Taratantan taratantan. Corri proprio, mamma mia. Oh, corriamo come pazzi. Come se non ci fosse un domani. Devo comprare un po' di docce, l'ho finito. Oggi Pizza è diventato un costruttore, ragazzi. È stata una bella esperienza. Oh, ti sei guadagnato uno stack di verra, metti la mente. Che devo adesso spendere in tasse. Appunto. In questo lavoro ti paghi le tasse. Guarda, io fare altro. Ma i minerali state prendendo il ferro, vero? Che. No. Come no? Ah, chi lo compra il ferro? Come chi lo compra? Sai che c'è gli 8 che sta aspettando la ricetta del ferro. Ma se non lo vende, ha detto, non gli serve. No. Ma con la. Oggi siamo stati pochi. Cioè, fai conto, eravamo 15 e 5 erano pirate. E nessuno compra, cioè, compriamo poco. Ah, comunque devo dare il listino dei nuovi partecipanti alla trade. Partecipanti al? Alla religione. Ah, ok. Tipo sono 4 in più. Porco Dio. Ah. Sono bravo a. scusate. Mi scrive a panza che sto correndo come un pazzo e che non voglio essere catturato per una cazzata.
invitato a cena. Hai visto? Sono molto ricco. Ok, Marco è uscito, anche siamo al sicuro. Ci arrivano 10 frecce infuocate. Ma ti immagino? Oh no, un'altra via. Arriva rapidamente, penso che ci metti troppo tempo adesso, Scagna, ormai siamo arrivati. Guarda la mia chiesa lontana. Bellissima. Ma anche se una mappa è una bella, si vede proprio la struttura, è bellissima. Grazie. Ma questi pesci che galleggiano fuori acqua? Sono quelli di Napoli. Animali domestici. Oh, finalmente a casa. Quante cazzo di bacche abbiamo? Ma fa un culo, scappa. Io sono sposata, le ricordo. No, devo pagare le tasse. Devo pagare le tasse. Mi dica chi è che mi ha detto. Poi c'è Marco qua. Ha avuto? Avrei pagare le tasse. Tasse, tasse, tasse. A proposito, dobbiamo parlare delle leggi. Sì. Aspetta un attimo, signorina. Da casa di Panza. Buongiorno. Ma dove sta Panza? Qua di qui, guarda. A Sdrubale. Dov'è la Sdrubale? Guarda qua che cosa ho trovato. Ah, che bello. Una nuova campana. Bellissima. Che ne dici? Bella, Sono il re delle campane ormai. Andiamo un attimo da Sdrubale che ci cerca. Non lo so. Ok, grazie. A Sdrubale, mi dica. Devi pagare i cavalli. Vieni, accomoda. Ah, devo, sto vendendo un attimo una... Vabbè, calma. Devo pagare anche quello di Nati. Però è la cosa divertente. Quello di Nati mi porta solo spese. Come gli animali nella vita reale. Ecco i cavalli. Allora. Beh, andiamo, venghi, venghi, tra poco c'è il consiglio. Con mio marito. Ma come è andato il viaggio, sindaco? Tutto bene? Sì, abbastanza bene, dai. È andato abbastanza bene. Noi intanto ci siamo fatti un po' di fare la illustrazione ovunque. Ma dei pirati nemmeno l'ombra. Meglio. Che abbiamo un po' da fare in questo periodo. Comunque, sindaco, abbiamo visto un cartello molto sospetto. Cioè? Questa è l'attività di Bebiale, in pratica. C'era un cartello dove diceva, tipo, l'alba di un nuovo giorno sta per arrivare, una cosa del genere. Permesso, permesso. Ah, ok. Che cazzo è, Panza? È alla stalla. Oh, è alla stalla. Ecco la gente. Tieni i soldi del comune, vieni, togli quelli dei nati. Pizza evasore. Pizza evasore, vai già. Pizza evasore. Bella però la casa, eh. Hai visto? Pensa, ancora non finita, ancora non finita. Tieni. Ah, non è ancora finita. Ok, andiamo, vieni. Grazie. Ti ho pagato i cavalli. Oh raga, sempre occhio comunque, non abbassate mai la guardia. Mi raccomando. Arriviamo, è la tua fine, Doge. Sì, ora mi ricordo, ti attacco, ma meno è che sono due squadre. Diamo un'occhiata un po' in giro. Vediamo se gli altri capiscono l'allarme. No, vai, avete rotto il vetro qui. Ma Dio Cristo di Madonna, vi giuro. Però mica lo dicono. Oh, guarda, per sbaglio abbiamo rotto. Potete sistemare.
fan della torre e allora sono andata a mandarla a casa. Che cacchio ne so. Andate. Ah no, ok, allora noi dobbiamo rifugiare nella... Ok, avete risposto, vedo, perfetto. Avete sentito. Funziona allora il sistema difensivo? No, perché l'ho fatto io. Ok. Io ho mandato due all'arrivo. Sono prima la compagna al centro e poi quella... Il sistema difensivo funziona, vedo. Venga, signor Pizza, continuiamo. Un po' più veloci dobbiamo essere. Vabbè, comunque c'è la riunione, ragazzi. Dobbiamo finire le leggi. Aspetta. Aspetti che devo finire di... Sì, sì, intanto noi, Ben, è il momento di fare... Voglia. Dove cazzo porti? C'è il mio cavallo? Bellissimo. Ma l'altro l'hai venduto, cosa hai fatto? Gliel'ho regalato al signor Sora. Ah. Fatto... Ecco, Baby Ali c'ha tutta la mappa adesso. 50... 55. Archegio cavallo, Cuzco si chiama. 55, sì. No, cavallo! 75 in capo. No, 64 e 6. Oh, volevo provarlo. 74, 6 e 5. È veloce, questa velocità è... 5 cavalli. Ah, prima 5 cavalli. Questa è più veloce. Intanto scrivo le altre. È molto più veloce. Ta-da-da-da. A più che altro, magari, quando arrivano i pirati ti metti sopra e fuggi. Sì. Comunque abbiamo fatto già due investimenti pubblici. Cioè? Abbiamo costruito la casa popolare e abbiamo fatto le bonificazioni del terreno. Va bene, bene. Avete speso tanto poco, ma avete speso? Ah, 104. 104. È quello che prendo io. Hai un doppio stipendio allora, in pratica. Sì. Comunque... Il cartello che ho visto prima è un po' sospetto comunque, però penso che sia stato un stupido che ha della città nostra. Sì, sì, probabilmente. È proprio molto probabile come cosa. Ma perché questo cavallo sta un po' guardando il muro? È un cavallo curioso. Comunque, vabbè, ci espanderemo piano piano comunque. Piano piano diventeremo una forza veramente inarrestabile. Mamma mia. Ah, già penso che l'attacco che abbiamo fatto ai pirati non attaccheranno più, secondo me. Secondo ma loro ci hanno attaccato l'ultima volta. Ok, credo sì, ma non ci attaccheranno più. Intendevo questo. Per ora ormai siamo una forza militare inarrestabile. Però con potremmo... solo con le ziote. Io in realtà volevo puntare a una... a fare una repacificazione sul e basarci sul signor, commercio. Signor Doge, mi sono unito alla sua religione. Oh, finalmente, finalmente. Com'è stato convinto? Al momento, sì. Sarebbe quella là sì. Del signor Felipe, giusto? Ho parlato col signor Felipe. Quindi siamo tutti una grande famiglia. Perché mi alcune buone opzioni. E quindi ho detto, vabbè, non ho da perdere per il momento. Mai dire mai è un nostro attacco. Invece parlerò con una persona più saggia di voi e faremo accordi commerciali. Comunque dai, facciamo. Oh, cavallo, sennò. Visto il cartello sospetto? Me l'ha detto Ben, ma potrebbe essere anche qualcuno che è un clown. No, sa, secondo me si ricorda quando ho trovato i cartelli nel porto. Viva la libertà, tutte quelle robe. Sì, ma oggi Jumper non c'è. Secondo me. Sai che ho l'idea che non è stato Jumper. Ma secondo me non era legato a quello, cioè lo ha messo lo stesso e non ce ne siamo accorti solo adesso. Ah, può essere, magari. Vabbè, comunque... C'è stata qualche sessione fa, infatti. Parliamo di cose serie. Il ministro delle infrastrutture ci ha fatto delle richieste, le richieste sono state esaudite. Abbiamo fatto la bonificazione e la casa popolare. Adesso dobbiamo parlare delle leggi. Per la prima legge che abbiamo proposto, chi si trasferisce a Blackwater o apre una propria proprietà nel quel villaggio riceverà uno sconto pari al 50% del costo di compravendita del terreno. Siete tutti d'accordo? Aspetti, sì, perché ne è passato il cavallo davanti, quindi non l'ho presa seriamente. O lo faccio stancare troppo, che questo... Oh, sta facendo morire, piano. Signor Gibetto, noi stiamo parlando e lei si mette a fare lo sciocco. È bello andare a cavallo. Vabbè, comunque sì... Guarda, anche questo lo metto qua. Così gliel'ho detto io, quello lì del... appunto, quindi confermiamo, si vota, così ragazzi. Confermiamo. Io voto sì. Gilberto, sì? Io voto no.
anche lei vota, no? Ah, spaziamo, sì. Ministro delle infrastrutture? Va bene, quindi okay, è passata. La 21esima legge di Osiris è stata appena scritta. Emanata. Sì. Seconda legge, ragazzi. Il villaggio gestire fondi monetari in accordo con il governo centrale a fini scopi di investimenti per entrambe le città. Come già abbiamo detto, che cazzo fate, Dio porco? Posso partecipare? Posso no. Entrare? Sei no, fuori. Tutte le, praticamente, i fondi appunto di Blackwater, i fondi di Blackwater sono un po' gestiti nello stesso villaggio, nel senso che i soldi sono tutti una cosa. Se Osiris ha bisogno, se Blackwater ha bisogno, verranno inviato dei fondi appunto per gli investimenti. In questo caso, se non riescono a stare con i costi, magari le tasse sono... le persone che ci vivono pagano le tasse, ma magari c'è una perdita di 5 monete di rame aggiornata a sessione. In questo caso noi invieremo dei fondi di aiuto, in caso quando ci sarà un'economia più stabile, ovviamente i soldi rimangono lì, nel senso che se lì entrano 80 monete di rame a sessione, rimangono lì, le teniamo bloccate lì, perché se c'è bisogno il villaggio di investimenti ci sono già i soldi lì, perché comunque fare il trasferimento del denaro da un villaggio all'altro potrebbe essere rischioso e potremmo essere attaccati da pirati in futuro. Sì, sì, per me va bene. Ovviamente i pirati non hanno conoscenze di queste cose che stiamo facendo, quindi... No, vabbè, è ovvio. Quindi per ora io direi di emanare questa situazione. Poi un giorno, se cambieranno tante cose, è un altro discorso. Niente ragazzi, la sessione penso che sia finita. Abbiamo emanato le nuove due nuove leggi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E nulla. L'unica cosa che dobbiamo parlare è solo per la questione delle mura. Se ne vuole mostrarci adesso cosa intende, facciamo adesso il viaggio. Ah, va bene, allora. E il suo cavallo, signor Ben. Andiamo. Molto semplice. Io pensavo di fare un muro. Pensavo okay. Di fare vale, un muro che andasse da qua. Vale. È inutile che lo mettiamo qua, signor ammiraglio. Però per fare in modo che prenda da qua, tipo, fino a... Alla stalla, praticamente. Dove sta la chiesa e la stalla, sì, e chiudere sì, indietro. Esatto. Stalla, chiesa, chiudere lì. All'altezza del diciamo della montagna. Ma io invece direi una cosa intelligente che potremmo fare. A parte qua non possono attaccare per questo motivo, guarda. No, ma non posso mai attaccare da qui. Guarda. Sì, ma lì comunque c'è la stazione. A sto punto magari possiamo modificare la struttura. Più che altro possono. Quello che io ho paura è più questo, guardi. Che loro vengono da qui? Da questa parte. Adesso vi faccio vedere. Ma il discorso è una cosa, signor Gilberto. Un pirata che sale da queste montagne... Un pirata che sale da qui, è vero, ci può attaccare da dietro, ma comunque si mettono anche in una posizione non troppo buona. Beh, oddio, dipende. Se possono catturare, i civili. Lo prendono facilmente. Sì, possono catturare i civili, magari possono avere una buona posizione nella chiesa, ma comunque le forze militari principali sono nella zona centro storico di Osiris. E se viene emanato l'allarme e ce ne accorgiamo, è un dito in culo per loro. Perché le nostre forze poi si uniscono. Soltanto per evitare eventuali incursioni da punti che noi non... Però non lo so, il fatto è che dobbiamo pensarci. Il fatto è che se loro fanno incursioni da quest'area potrebbe essere molto rischioso più per loro che per noi. Perché comunque vuol dire un attacco che mette in difficoltà la loro posizione. Comunque qua è tutto colline e montuoso. Dipende se trovano gente da prendere o meno. Questo sì, dovremmo vedere le varie cose. E invece dall'altra parte io pensavo di qua. Cosa? Invece dall'altra parte. Ah sì, dall'altro lato.
prendere. E ancora non è finito. Li collega con la montagna e così da questa parte non possono più entrare. Ma non so che mobili sono. A posto. Al massimo possiamo fare un'altra chiusura da quella parte. Oddio, io odio le cose, però questa alla fine ricorda il sapore, quindi non è soluzione. Sì, ma questo posto è un po' una merdina. Cioè, a sto punto è meglio attaccare dalla chiesa qua, porca puttana. No, 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 sì, l'unica cosa qua che farei è collegare il porto con la montagna tramite. Ma secondo me i pirati si attaccassero da qui un po' sarebbero un po' stupidi, per il semplice fatto perché qua le persone passano tantissimo. Sì, però appunto ti ripeto che i due fabbri mi hanno detto si hanno visto. Quanto costa? Quindi comunque non li vedo così. Fare anche cagate come queste. Mi senti? Ma più che altro un'altra cosa che dovremmo fare, signor. Già, passato anche a Dani. Per questo dovremmo comunque, ripeto, valutare anche i costi. Dobbiamo vedere quanto potrebbe costare una cosa del genere. Guardo sul vedere i costi. Però ma... ecco, l'ho solo fatto vedere qual è, secondo me, i punti in cui. Una cosa che stiamo sottovalutando comunque, signor Gilberto, è abbiamo due cavalli per il comune. Quei cavalli potremmo comunque usarli per il trasporto merce nella zona periferica. Oppure, non lo so, in futuro potrebbero servire per i trasporti. Intanto li abbiamo, però in caso in futuro i trasporti sono molto utili. Però ecco, la mia idea era su quello, sulle mura. Poi dopo sì, ovviamente sono da valutare i costi. Allora. Con la costruttrice. Comunque, se una di queste sere, se non hai nulla da fare, se ti va, se ci vogliamo chi drama che ti ho detto. Poi che altri pirati gli rubano i pesci, noi siamo sempre venuti diretti. Non è un po' esagerato? Cos'è un po' esagerato? Sono meglio gli asini per i trasporti, ma non abbiamo asini. Usiamo quello che abbiamo. Cioè, ti stanno dicendo che siamo sempre venuti diretti? Non è vero, una volta sono venuti dall'altro. No, diretti no, l'ho sempre visti che attaccano in punti cieli. Diretti più o meno. Ecco, io farei quei due punti lì soltanto. Non starei lì a circondare tutto il coso, perché il viaggio sarebbe lungo anche per loro, a passare da dietro e navigarci totalmente. Quindi io mi concentrerei solo su quei due punti lì che le ho fatto vedere. Poi ti ripeto. Sì, ma loro devono un po'. Dobbiamo valutare anche il fatto che comunque per i pirati attaccare da dietro vuol dire che loro poi sono chiusi, non hanno una via di fuga da andare. No, ma infatti da dietro è impossibile, infatti dietro io non le metterei le mura, però quella parte lì davanti che l'ho fatta vedere secondo me è da tenere in considerazione. Giusto. Siamo quattro anche. Anche questo è vero, dice per esempio Scogna, che loro comunque sono quattro, attaccare in luoghi più lontani per loro sarebbe una cazzata, è cosa che penso anche io. Beh, però dipende, una volta sono arrivati dal lato, infatti hanno catturato i... Sì, ma quando loro sono arrivati da lì, loro sono venuti proprio dove sta l'attività di Panzer, non da dietro, capito? No, sono... da dietro sono arrivati, credo. No, da Panzer, perché li aveva visti qualche jumper proprio lì e ce l'aveva detto. Te li ho visti... Comunque, non lo so, potrebbe essere un'idea, poi valuti lei con... Sì, dobbiamo valutare i costi prima. Intanto con il ministro delle infrastrutture poi parlerà lei. Sicuramente chiuderei la parte del laghetto lì vicino agli Oddi, vicino al fabbro. Quello lo farei, sì. Quello dobbiamo... Dobbiamo un po' vedere alla fine. Quando è venerdì che ci sono un po' tutti, valutiamo. Poi dobbiamo vedere anche la disponibilità della costruttrice, che attualmente l'altro non sta bene, abbiamo solo una persona che costruisce. Sì. Allora, intanto cosa andiamo a vedere? Penso che abbiamo finito questo tutto. Io, signor sindaco, se non ha più bisogno di me, io andrei anche. No, penso che basti avanza. Sì, vabbè, immaginavo state andando un po' tutti via a dormire. Sono io ora il disoccupato. No, vabbè. Si può acquistare delle selle un attimo? Danati?
Sì, se ce l'ha. Sì, ce le ha Nati. Nati, quanto Allora costano io le la saluto, selle? signor Sindaco, io la saluto. Buonanotte, Fra, Gilberto. ma su cavallo è OCS, letteralmente. Vabbè, ma qualcuno se lo compra. Ah? Mi se lo compro è un coglione, mi se lo compro. Quanto costano queste Se le chiede Panzer ha un prezzo speciale, se selle? no Panzer, è ovvio. mi pare che io avevo detto 15 l'una per lui, perché di base Ottimo. sono 20, per lui 15. No, ti Ho dico più quante se le ha? sconto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Oh, 12, 13, 14, 15. no, stop, 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 qua. Ma quante cazzo di stelle c'è? Qua. 1, 2, 3, 4, sono 15, 30, 60. Ok, venite a casa mia. Andiamo. E il cavallo? Guarda quanto pesce ho. Guarda quanto pesce ho pescato. Oh, finalmente, un mercato fatto bene. Ma i salmoni non si trovano, trovo solo merluzzo. Le ammazzate tutte. Ma anche Ah, è il sindaco, le non il presidente. No, no, adesso sono il doge, non il sindaco. ali. Dogge, Mi dica. infatti un'altra cosa. Mi serve sterminare per forza quelli di ossa. Vuole fare il passaggio da ossa a cavallo normale? Le costa solo Perché devi 16. uccidere? Perché mi serve spazio, ho trovato quelli normali, li devo fare accoppiare, mi serve spazio. Dammeli gratis e mi uccidi quello. Secondo me, cioè il passaggio da osso a cavallo Ma gratis. tu li vuoi uccidere senza. Perché li devi uccidere? Se sto dicendo non Io vuoi. uccido quelli che non sono di nessuno. Però se vuoi un cavallo più veloce, con più vita, che è più bello da vedere, 16 non è niente. No, mi tengo quei due però. Va bene. È quello di Nadia. Vado a posare i soldi che Wanna hai fatto 60 di là quando non ci Ma sei. dove sta? Dico solo con le selle. Io ho fatto una stack di rame perché ho venduto due libri al cartiere. E se no, nessuno se li compra. Magari glieli vendo a poco prezzo lui e poi lui li rialza di Ma prezzo. libri se li compro. Eh? Libri se li compro, ma non è Ma una cosa che vendi nessuno. costantemente. È normale. Intanto infatti le do a lui un pane per iniziare. Vale, comunque poi appena stacchi il server ti devo parlare. Cosa? Per domani. Tanto tra poco andiamo. Stiamo finendo tutte le ultime cose. Allora, mamma mia. Lasciate, Oh, sesso, sesso. Oddio, un lasciate. Che cavallino. colore Stanno è? Ah, ingiappettando, merda. quindi ci ho preso. Uscito, uscito. Ecco, là è carino, Dai, però. andiamo a prendere gli altri due, andiamo. Andiamo. Ah, Carlo, ho trovato il cavallo nero. Ah, vero? Da giù, vieni pure Dove tu, li avete guarda. Qua, trovati i cavalli poi? è più in fondo nella foresta, in fondo. Ma si sono, hanno migrato perché prima non c'erano nemmeno. Cazzone, sì. Perché qua c'era uno d'ossa, qua da qualche parte. L'ho detto provare un po' più avanti. Sì, appunto, a parte, dopo che hai fatto un po' di incantesimi, eccetera. Che cazzo sta? Non lo so. Eccolo. Chissà, deve essere per forza mio, in pratica. Ma quanti cavalli tu Aspetta, stai accattando? sta facendo i soldi. Che c'è mio, grazie. Addio. Doge non lo vuole, è sicuro?
Per ora no. Vedremo in futuro. Portiamola un attimo in sala, Carlo. Lo facciamo accoppiare con questo bianco e poi vediamo. Esce uno juventino, uscirà allora. Brava, Io vado, buonanotte ragazzi, buonanotte pizza. Io dopo Vale aggiungi gli altri che ci sono uniti alla mia religione e mi mandate i nomi. Se non mi mandi i nomi. Guzzo. Ma come sta scritto Guzzo? Ah, ecco qua. Ah, aspetta, che cazzo? Questo chi è? Dov'è? Ora sta Ah, lo Lux, dai. Raffino. Ma Guzzo? Ecco, vabbè. Vabbè, Eccolo. lo chiamerò in un'altra Eccolo, maniera, dai, Lux, venite Raffino. qua un attimo, venite qua un attimo. Salite Ciao. sopra questi due cavalli, per favore. Due persone. Vai di quello dietro, ok? Uno e due. Vai, scendete, scendete. Guarda, guarda. Nero, nero, ti prego, nero. Bianco. Che colore è? Mannaggia, Bianco. via. Aprimi. Vabbè, Ma scusa, per farlo nero, non ti conviene accoppiare nero nero? Nero marrone è marco uno. Eh no, mica puoi scegliere. Ce n'è Ah, uno, ok. come fa? È un po' complicata la cosa. Il suo cavallo Comunque sta c'hai un bel po' di facendo. cavalli, dai. No, ma infatti mi fermo, guarda qua. Per Ti serve questo, no, un'altra devo. stalla, ti servirebbe. Devo Comunque, secondo aspettare. me noi che facciamo parte della polizia abbiamo bisogno del cavallo per combattere. Ma devi cacciare Vabbè, ma i cavalli non li il usi per le denaro. battaglie, non è Non è che ce l'ho facile usarlo fregato. sulle battaglie. No, Più che ma altro non sono è utili per gli questo. scambi commerciali, per viaggi No, ma lunghi. sì, una cosa, no, in realtà anche sono utili anche per combattere, perché in caso. Perché è facile combattere. Poi in caso devi Sì, ma scappare, non che puoi lanciare niente, devi però, se stai sul cavallo, cioè. No, No, puoi cosa fare esce tutto. all'arco? È fortissimo, meglio. Non Sì, puoi fare tutto. puoi fare la sua sbaglio. A me Sì, vabbè, non me la puoi fare. ma comunque secondo me la miglior cosa è sempre usarli per i viaggi Panze, lunghi. quindi quello là nero è mio? Ma tu hai già dato il nome a quello. Vabbè. Adesso vado a controllare, da un po' che non controllo. Cazzo, siamo a corto di cibo qui. Armature le abbiamo, armi abbiamo. Devo fare un po' di shopping prima di staccare. Itto prima lui e poi mi frega il cavallo. Bebiale, Turi, Carlo, Gabri. Bebiale, bebiale, bebiale. Ok. Turi. Aspetta. Carlo. Gabri. L'ho già buttato. Sì, ok, a posto. Loro ce l'hanno pesce, stanno a posto, patate. Loro ce l'hanno il cibo. Barche ce l'hanno. Solo per i poliziotti devo comprare un po' di cibo. Sia verdure che carne.
Devo prendere soldi. Servono 1, 2, 3, 4, nel dubbio. Grazie, Doge. Prego, i soldi. Prego a te, prego a lei. Come, non ci sono più patate? Gesù Cristo. Soldi, guarda quanti cazzo di soldi ha. Cioè lui non ha tutti questi soldi perché da tempo che non fa rifornimenti nella cassa, non ha preso neanche i soldi. Contadino è pieno di soldi. Sì, va bene. Conservo quest'altro. C'è nada. Ma metto il grano per i cavalli, apri qua. Oh, sì, qua signor Ben, ho fatto un po' il grano lo mettiamo qua, aspetta. Mettiamo qua, dai. Ben, guarda. Guarda il cibo. Abbiamo rifornito. Ah, perfetto. Infatti già sto parlando con noi Sicilio Panzer che ci serviva carne e cose. No, ho fatto io. Poi ci servono anche gli scudi che il signor Dani vi farà. Ma qui c'è il grano. Ma vedete? Perché non posso accedere a questa cassa io? Il grano è per questi cavalli. Questi cavalli. Dove sta? Ah, il grano dei cavalli. Ci siamo a meno 3-4 scudi comunque. Allora vediamo un po'. E il grano sta qua dentro. Ok. Boh, raga, io vi ho fornito un po' di cibo. Siete a posto per un bel po'. Beh, sì. Le armature le abbiamo. Magari scudi, sì, un po' di rifornimenti sui scudi. Ma posso vedere così? Perché sì, almeno anche delle torce, certo, perché possono servire. Avete spade? Allora, forse vi posso dare qualche piccone, qualche... Ma che cazzo è avere piccone? Non sembra niente. Sembrano scudi. Ma in caso che... beh, però il piccone, in caso cadi dentro un buco per risalire. Servono scudi. Principalmente. Ok.
Vabbè, poi vi ricordo. Sì, vabbè, me ne rifacciamo. Ce lo mettiamo qua. Ok. Comunque, prima fa dare il manico. Allora. Allora, 3 minuti e chiudiamo, fate veloce. Comunque sai che mi fa. Allora. Okay, devo dare un attimo la targhetta a Panza. Oh, sono molto... C'è la miseria che ha tipo da braccio. Panzer! Dove sta Pocio? Ah! La pallone, eccola qua, Pocio, è qua dietro. Dove? Qua, entra qua, sale sul mio cavallo. Qua Pocio, qui. Aspetta. Oh, aspetta. Il Pocio è veloce come il Pocio. È il Pocio. Comunque se vi servono targhette, andatene a una ventina. Già catta pure quello. Vabbè, se vi servono, ho detto. Va bene, facciamo Doge, l'ultima cosa. Faccio il passaggio del cavallo a 5 se vuole. Ok, a 5 sì, a 5. Parli, parti a quello normale. Vabbè, vieni qua, dai, che te lo... Io te voglio quelli d'ossa, Come vuoi quelli d'ossa? Non vuoi quello normale? Perché devi ammazzare poverino? Perché devi estinguere una specie? Perché guarda, mi serve spazio. Lascia stare, allora aspetta. Poverini, possono sempre servire Gesù Cristo. Ma li devo spostare di là. Comunque abbiamo fatto che i cavalli quelli là di scheletro servono per girare in città, mentre quelli normali servono per andare a fare esplorazioni, battaglie, capito? Ciao. Oh, sta facendo cavallo. E caso stari. Anche qua sta andando più buona. Aspetta, come togliere il cane? Non c'è spazio, altrimenti. Fama sci. Cabba, sciui. Ok, ah, si può fare dove si è ordinato. Sì, Panzer, vieni qua, Panzer. Saluta il cavallino, era qua il cavallino, poi l'ho massacrato di botte. L'ho ucciso. Perché mangia delle casse. Ah, Doge, venga un attimo con me. Ma tu hai letto come è scritta Asdrubale? Asdrubale. No, quella l'ha scritta bene. Doge, vieni un attimo, dobbiamo fare vedere una cosa. Wow, Carlo, pensavo che era un nuovo piglin. Grazie, ciao, quindi Doge si è questo cartello. Poi fa lo scivo quella con gli scritti. Ma se qualcosa si casa, chi l'ha scritto? Boh, ci ho guadagnato un cartello, quindi mi Doge, comunque abbiamo perlustrato tutte le case, attività, è tutto regolare. Ma vediamo scivo un attimo. Ma scivo che cazzo è sta roba? Era la sua attività, solo che però poi non, nessuno l'ha più finita di costruire. Boh, vabbè. In caso. No. Vediamo. Ne. Caso non viene più.
boh, Io metto i pallini. A quarta pallina inizio a cacciare, mi sono rotto il cazzo. Giovi già è quello che è stato avvisato. Infatti domani contatto con la Gio glielo dico. Che è la seconda volta che fa sta roba. Sì, no, ma lui domenica non gioca, gioca solo venti di gioco. Porco di... Questo non faceva una strage di porco. Giovi gioca solo di venerdì, ma se è venerdì non è manco venuto. Appunto, quindi... Comunque oggi ne siamo proprio pochissime. Mi piacerà anche Clash a cui non gioco da che non ho capito, ma... Ripeto, 4 punti, arrivederci. Allora... Io mi disconnetto qui. Se Sora non mi vuole vendere manco la casa, porca puttana, cioè. Vabbè, quel cesso poi lo facciamo sistemare in qualche modo. Buon niente, ragazzi. Vi auguro a tutti una buonanotte. Ci vediamo venerdì. Vabbè, ne vado al villa a casa mia dopo. Oh, aia! Fate veloce. Se dovete tornare a casa, tornate adesso prima che disconnetto. No, no, qua sta bene. Allora, c'è già... Facciamo un attimo le assenze e poi... Allora, c'era, c'era. Non c'era. Depresso c'era, pizza c'era, il messia c'era, Sora è arrivato. Gabri c'era, panza c'era, jumper non c'era. Nati c'era, pif non c'era. Dai, non c'era. Giovi, già siamo a 4, eh. Ale, vabbè, lui posso premettere direttamente 3, è inutile che scrivo. Viaggio Giappone. Quindi sappiamo che non c'è. C'era la Bibiale, lui non c'era. Lui non c'era. I motivi, vabbè, li so. Ma... Volve non c'era. Ciubecca non c'era, ho avvisato. Carbo 2. Pixie c'era, Scogna c'era. Blaze non c'era, Marco c'era, Dottor Tosta c'era, Shibo non c'era, questo non c'era, lui non c'era ma ha avvisato, e loro vabbè sono nuovi quindi manco è inutile scrivere, vabbè in realtà ometto che comunque da oggi potevano entrare a posto. Sono bravo a fare le cose. Ci vuole pazienza nella vita, ragazzi. Dai, ne pari il palmo. No, sono venuto a dirtelo così per amicizia. E niente, ragazzi, io intanto stacco la live. Quante ore? 5.54, è impossibile. Ah, cavolo, 4 ore alla live. No, 4 ore e 50 mi pare. Vabbè, metto 5 ore. È tutto normale. 5 ore, maratona, cosa mi ricordo. Questo mi ha fatto. Boh, ragazzi, stacco la live intanto, vediamo se c'è Carmelo in live. Oh, c'è Carmelo. Slash, live. Worlds slash Carmelo. Buon ragazzi, intanto vi auguro a tutti una buonanotte. E poi vado un attimo da Martina Scogna e poi vado a dormire. Quindi Dani, ti auguro buonanotte e buona scuola per domani. Ciao a tutti quanti, ragazzi. Ciao, Fra, ci vediamo. Buonanotte.